Era l'11 dicembre del 2006, quando a Erba venne commessa la strage e da allora il nome della città in provincia di Como, nonostante i molti anni passati, è rimasto indelebilmente legato a questo fatto di cronaca nera. Una storia che tutti conosciamo bene, un delitto orrendo dove hanno perso la vita Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie a una malformazione congenita che impedì al coltello di recidere la carotide. Olindo Romano e Rosa Bassi, ritenuti responsabili della strage, vennero fermati l'8 gennaio 2007 e arrestati dopo meno di 24 ore e un estenuante interrogatorio. Olindo è tornato a parlare dal carcere di Opera, dove sta scontando la sua pena, dopo 16 anni dall'arresto. Sono passati 16 anni dalla strage di Erba, ci sto riflettendo parecchio in questi giorni. Forse è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. A parlare all'Adnocronos è Olindo Romano. In cella la vita è sempre quella, nulla di nuovo. Per passare un po' di tempo continuo a lavorare in cucina. Per il resto sto senza far niente tutto il giorno, spesso in compagnia di qualche altro detenuto, costretto come me in questo carcere. L'avvocato Fabio Schembri, che insieme ai colleghi Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, sta lavorando a una richiesta di revisione del processo, alla luce di nuove prove e un testimone chiave. Romano conferma: è sempre stato convinto della mia innocenza e di quella di Rosa, e non è più l'unico, grazie a Dio, a credere che io e mia moglie non abbiamo commesso la strage di Erba. Non so perché non sia stata approfondita la pista dello spaccio di droga. Continuo a pensare che sia stato più semplice incastrare due persone come noi, non sveglissime e inconsapevoli di quello che ci stava piombando addosso. Per l'ex netturbino sessantenne di Albaredo, per San Marco, le accuse contro di lui e contro la moglie non hanno fondamento. Mi capita di ripensare a quei giorni e a come ci hanno abbindolato e preso in giro, spiega l'Adnocronos, tanto che solo quando ci hanno portato al bastone ci siamo accorti che i sospettati eravamo noi. Da allora tutto è assurdo e continua a essere irreale. Io le liti dalla casa di Raffaella e Azuz le ricordo bene e litigavano spesso, ma non per questo abbiamo pensato di fare una strage. E in effetti non c'entriamo nulla. Chi è stato? Non lo so. Diversamente lo avrei già detto ai miei avvocati. Ma di certo una strage simile può farla solo chi è abituato a fare quelle cose. Non penso sia facile improvvisare un fatto del genere, così efferato. Oggi Olindo Romano sembra un'altra persona rispetto alla foto di repertorio, dove è ritratto con Rosa nella cella del tribunale. Dimagrito, con un portamento calmo e i capelli bianchi. I suoi ricordi dopo 16 lunghi anni sembrano ancora intatti. Frigerio, Mario, marito di Valeria Cherubini e unico superstite, è stato utilizzato come noi. Ripenso a quell'uomo quando lo incontravo, era una brava persona, per questo credo che abbiano manipolato i suoi ricordi per farlo testimoniare contro di noi. Io lo considero una vittima come secondo. Noi. Dal momento in cui finisce di lampeggiare, tanto vediamo se mi sento. Può provare a dire qualcosa? Il suo nome? Romano Olindo. Ok. Va bene, quindi intende rispondere. Va bene, signor Romano, senta. Allora, abbiamo detto, lei ha ben chiaro di cosa è accusato? Sì. No, di questi, ecco, l'ho letto bene. Senta, lei, come le dicevo prima, ha già reso una sua versione dei fatti. Anzitutto, senta, lei rispetto a questi fatti, cosa dice? È coinvolto? È stato lei? Non è stato lei? No, io cosa come... non mi ritengo estraneo. Mi ritengo. Ho rilasciato la deposizione, è quella che... La vogliamo rileggere, poi vediamo se c'è qualcosa da modificare. Allora, lei ha dichiarato il 20 dicembre 2006, alle ore 10, ai carabinieri di Como, ha dichiarato. Scusami, c'è prima una deposizione del... l'avevamo trovata poi. Ascolta, ce le ho trascritte qui, se vuole leggo da qui. Sia quella del 12 che quella del 20.
Allora, diamo atto, poi che ne diamo integrale lettura, magari possiamo anche ritrascrivere nel verbale, se. Poi magari lei farà le precisazioni. Il 12-12 le viene sentito dai carabinieri e dichiara questo: vivo con la mia famiglia, composta dalla sola mia moglie, Bazzi Rosangela, in Erba, nella via Diaz numero 25. Nella giornata odierna, cioè del 12, alle ore 12:45 circa, ho terminato il lavoro e sono giunto presso la mia abitazione. Ho accompagnato mia moglie in Erba presso una signora dalla quale va a fare delle faccende di casa e a guadagnare qualcosa. Sono tornato a prenderla alle ore 16 circa. Verso le 16 o le 16:45 siamo rientrati a casa. Siamo stati in casa fino alle ore 20 circa. Quando siamo usciti da casa ci siamo recati, in realtà qui c'è un'imprecisione perché la giornata odierna si riferisce all'11, cioè il verbale è fatto di notte, ma è chiaro che stiamo parlando della sera del... Ci siamo recati in Como per fare una passeggiata e guardare le vetrine. In Como ci siamo recati a bordo della mia autovettura Seat Arosa 1000. Siamo andati all'interno del McDonald's e abbiamo consumato un menù io e un panino mia moglie. Io poi ho preso... Oddio, qui è saltata una parola. Comunque, siamo usciti dal McDonald's, abbiamo ancora guardato le vetrine e poi siamo tornati a casa. Siamo arrivati a casa forse alle 22:30 o 23, non saprei indicare con precisione l'ora. Quando siamo arrivati in piazza del mercato c'era tutto bloccato. Una persona delle forze dell'ordine con pettorina gialla mi ha detto che dovevo posteggiare la macchina e avrei dovuto andare a casa a piedi. Nei pressi di casa ho ancora visto molte persone. Ho provato a chiedere in giro al mio vicino di casa Vittorio e a un vigile del fuoco cosa fosse successo. E venivo a conoscenza che c'era stato un incendio e c'erano stati dei morti. Mia moglie è entrata in casa in quanto c'era freddo, mentre io sono rimasto fuori a vedere cosa stesse accadendo fino alle ore 1 circa. In questo momento non so ancora come stanno esattamente le cose. Tra le circostanze e notizie che ho raccolto, sembra che sia morta la castagna, suo figlio, la mamma della castagna e i due signori della mansarda. Confermo che in passato ho avuto dei litigi con la castagna e sua madre per motivi di vicinato. So chi sia il marito della castagna Raffaella, che io sappia si dovrebbe chiamare Abdul. Anche con lui ho litigato in alcune occasioni. Non vedo il marito della castagna da circa una settimana o forse due. Nella giornata odierna non ho visto nessuno della famiglia Castagna. Ripeto che quando io sono uscito verso le ore 20 o poco prima, non ho visto né incontrato alcuno della famiglia Castagna. Anzi, posso dire che non ho sentito rumori, grida o visto persone strane. Prendo atto che all'interno della mia abitazione avete rinvenuto degli stracci lavati con delle tracce di colore rossiccio. Non saprei proprio spiegare cosa siano e cosa indichino le tracce di colore rosso. Confermo ancora una volta che questa sera non ho visto alcuno della famiglia Castagna. Non ho altro da aggiungere e mi sottoscrivo. E questo è il primo verbale. Successivamente è stato risentito il giorno 20 e le dichiarazioni sono state, come dire, a illustrazione del precedente. Il giorno 20-12, mi chiamo Romano Lindo e abito ad Erba, via Diaz 25B. Svolgo la professione di autista raccoglitore per conto della società Econor di Figino Serenza. Io e mia moglie Bazzi Rosangela abitiamo in questo appartamento che abbiamo acquistato nuovo nel 2000 da quell'anno. Mia moglie non ha un'attività professionale fissa, ma si occupa di fare i mestieri presso i nostri conoscenti. La nostra abitazione, un bilocale con box, è così localizzata. Sopra il nostro soggiorno c'è l'appartamento della signora Fiorini Maria Rosa. Sempre sopra il nostro soggiorno c'è il terrazzino della signora Castagna Raffaella. Sopra la nostra camera da letto so esserci la cucina soggiorno della Raffaella Castagna. Un muro della nostra camera confina poi con l'appartamento che so essere occupato da una famiglia di siriani. Le mura del mio bagno confinano invece con l'appartamento che era abitato dalla signora Messina Daniela e che ora è vuoto. Sono a conoscenza che tale appartamento è stato di recente venduto ad altra persona di cui non so dare indicazioni. Sono inoltre a conoscenza che la signora Messina Daniela e la sua famiglia si sono trasferiti, se non sbaglio, nei dintorni di Longone al Severino. La loro decisione di lasciare quell'appartamento, come anche la loro riferitami, è stata dovuta a problemi di spazio e di umidità e anche in ragione della nascita del loro primogenito. Se ben ricordo, questi hanno lasciato l'appartamento circa 3 mesi fa. Quando insieme a mia moglie ci siamo trasferiti ad Erba provenienti da Canzo, è giunta in quel periodo anche la signora Fiorini, che è andata a vivere a quello che è il vicolo, o il civico meglio, numero 25A.
Ricordo che al nostro arrivo la mansarda che ora è occupata dal signor Frigerio Mario era occupata da alcuni ragazzi che si sono lì trattenuti per circa un anno. Alcuni mesi dopo il nostro arrivo ad Elba è giunta anche Raffaella, che è andata a vivere in un appartamento posto al primo piano dell'edificio dove poi sono successi i fatti in argomento e che ha come numero civico il 25C. Nell'appartamento posto di fronte a quello di Raffaella vi era invece un tale Romualdi Guido che ricordo essersi trattenuto per pochissimo tempo. Al piano terreno c'erano, nell'appartamento ora occupato dai siriani, dei ragazzi di colore che lì si sono lì trattenuti per alcuni anni. Nell'appartamento ultimamente occupato dalla signora Messina viene invece la signora Emma, che ora abita sempre ad Erba in via Volta e che ha un figlio di nome, mi sembra Pino, che era amico di Raffaella. Non so dare ulteriori informazioni sul conto di Pino, non ho visto di recente il Pino, ma saprei riconoscerlo bene. Ricordo che Raffaella, quando è arrivata in via Diaz, era sola. La nostra convivenza con Raffaella è iniziata subito male. Mi spiego meglio. Raffaella era solita, fin dal suo arrivo, portare amici in casa e fare un sacco di rumore con feste, musica tenuta a volume alto e tanti schiamazzi. I primi tempi la sua abitazione era frequentata da ragazzi italiani. Poi è arrivata una ragazza italiana di cui non so il nome e che ha condiviso con Raffaella il suo appartamento per circa 6-7 mesi. Poi sono arrivati ancora, quando questa ragazza italiana era presente, dei ragazzi di colore che andavano e venivano continuamente da quell'appartamento e che probabilmente in diverse occasioni si sono anche fermati. Più volte ci siamo lamentati e in più di un'occasione sono andato personalmente a suonarle il campanello per invitarla a fare meno rumore. Questa situazione si è protratta per circa un anno e poi è iniziato un gran viavai di tossici che entravano e uscivano dal suo appartamento. Ricordo che è stato poi il turno di una persona che ora so avere un negozio di bigiotteria nella via centrale di Erba, con il quale ha avuto una frequentazione, nel senso che lui lo vedevo spesso andare e venire da quell'appartamento. Ricordo che aveva una Fiat Panda di colore azzurrino. Circa 2 anni e mezzo, 3 anni fa, è poi arrivato Azzuz, col quale Raffaella ha contratto matrimonio. Azzuz l'ho conosciuto perché è presentatomi proprio da Raffaella. E proprio Raffaella, in quell'occasione, ricordo mi disse che da quel momento, per qualsiasi lamentela, ci saremmo dovuti rivolgere a suo marito e non più a suo padre. Inizialmente non ci sono stati problemi con loro e con il vicinato, forse. Poi sono iniziati ad arrivare i parenti, intendo dire quelli di Azzuz. Siccome Raffaella il giorno lavorava, Azzuz, che per quanto di mia conoscenza non faceva nulla, era solito rimanere in casa. Qui portava amici, parenti e altre persone, per lo più della sua nazionalità o comunque extracomunitarie, che io non conoscevo. Della famiglia di Azzuz conoscevo di vista un fratello che ricordo assomigliati davvero molto. Se ben ricordo, conoscevo anche sua cognata, cioè la moglie di suo fratello, che ultimamente non ho più avuto modo di vedere. So che abitava a Merone e dicono di conoscerla anche perché una sera, non ricordo esattamente quanto, a causa della pioggia, Raffaella mi chiese la cortesia di accompagnarla a Merone, cosa che ho poi fatto. Dopo circa un anno di sua permanenza, mi riferisco ad Azzuzzi, questi ha cominciato a muoversi anche nelle ore notturne. Mi spiego meglio. Durante il giorno non si vedeva nessuno nella corte e non si sentiva nulla al piano superiore. Ritengo che dormisse o dormisse. Di notte invece succedeva che arrivava un furgone Ducato di colore bianco, di cui Azzuzzi ricorda avere la disponibilità, e dal quale frequentemente scaricavano scatoloni che poi portavano su nell'appartamento facendo un gran trambusto, completamente irriguardosi nei confronti del vicinato. Oltre a questo c'era sempre un grande andirivieni di persone extracomunitarie che andavano dalla Zuz. Tutto questo caos è stato poi fonte di discussione tra la mia famiglia e quella di Raffaella e che più di una volta ha reso necessario l'intervento dei carabinieri ed anche il ricorso a querele. L'ultimo episodio successo, che è stato rappresentato ai carabinieri di Erba, è stata l'occasione per interrompere definitivamente il nostro dialogo. Mia moglie era stata fisicamente aggredita sia da Raffaella che da Azzuz. La cosa mi ha dato fastidio e da quel giorno non ci siamo più parlati, nonostante abbiamo poi optato per la remissione della querela. Ricordo poi che Azzuz è stato arrestato. In quel periodo non ricordo che ci siano stati movimenti strani o comunque di disturbo alla normale quiete sia nella corte che nel suo appartamento. C'erano sempre alcuni parenti o amici di lui, la Zuz, non so ben di preciso chi, che andavano a trovare la Raffaella in casa. Quando la Zuz è uscito dal carcere sono ricominciati i movimenti nella corte, ma sicuramente meno evidenti dei precedenti. Questo perché c'erano molte meno persone che frequentavano l'abitazione. Non ne conosco la ragione e non so darmela. Ricordo che Raffaella era solita ritornare a casa la sera a piedi o comunque accompagnata da sua madre. Sua madre aveva una Panda di colore nero. L'ultima volta che ho visto Raffaella è stata la domenica prima dell'omicidio, nel pomeriggio, in piazza del mercato, proprio di fronte alla nostra abitazione. Lei era da sola con suo figlio. L'ho vista solo a distanza.
Conosco anche sua madre e suo padre. In più di un'occasione ci siamo trovati a parlare della figlia e dei problemi connessi. Più di una volta i suoi genitori mi avevano detto di non sapere cosa fare con la figlia, nel senso che erano preoccupati della situazione che c'era con Azuz, ma loro non potevano fare nulla perché Raffaella accettava comunque la presenza di Azuz. Non ricordo esattamente quando l'ho vista l'ultima volta, intendo dire che forse è stata la settimana precedente all'omicidio, in una delle sere che l'ha accompagnata a casa. Ero solito incrociare sua madre quando uscivo in cortile a fumare una sigaretta. So che la mamma di Raffaella si chiamava Paola, il bambino sapevo chiamarsi Yusuf. La mattina dell'11 ultimo scorso sono uscito di casa alle 5:15. Con la mia auto Seat Rosa mi sono poi recato al mio posto di lavoro a Figino. Mia moglie era in casa a letto. A Figino Serenza ho preso il furgone e sono andato all'Ipomo, dove vi sono rimasto fino alle ore 11 circa. Sono rientrato in ditta, ho timbrato il cartellino e sono tornato ad Erba, dove sono arrivato verso le ore 13. Ho pranzato unitamente a mia moglie. Ho poi accompagnato mia moglie da una signora che aveva dei mestieri da fare e che abita nei pressi di Piazza del Mercato ad Erba. Sono immediatamente ritornato a casa da solo. Verso le 16 successive sono uscito di casa di nuovo e sono andato a prendere mia moglie. Con mia moglie siamo andati a prendere le sigarette al bar Oasi di Longoni a Segrino e abbiamo poi fatto una passeggiata nei pressi del lì vicino lago. Verso le 17 successive siamo ritornati nella nostra abitazione ad Erba. Mi sono addormentato sul divano. Nell'appartamento di sopra, intendo quello di Raffaella, Come? Non è che abbiamo fatto, volevamo fare una passeggiata, ma faceva troppo freddo. Ah. Abbiamo fatto due passi e siamo ritornati in macchina. Poi precisiamo comunque. Nell'appartamento di sopra, intendo quello di Raffaella, perpendicolarmente al mio divano, c'è il terrazzino di lei. Non ho udito, al di là del fatto che dormivo, alcun rumore provenire da quel piano. Mia moglie ha fatto alcuni lavori di casa. Ritengo di aver dormito sino alle 19:15. Dopodiché ci siamo cambiati e abbiamo deciso di andare a Como. Siamo usciti di casa che saranno state le ore 20 circa. La mia macchina era parcheggiata all'interno della corte nel parcheggio di mia proprietà, che è ubicato proprio di fronte alla porta della mia abitazione. Non ricordo quali altri veicoli erano parcheggiati nella corte. Arrivati a Como abbiamo fatto una passeggiata in centro e siamo poi ritornati ad Erba. A Como ho anche mangiato un hamburger al McDonald's che si trova sotto il portici Plinio. Arrivati nei pressi della piazza del mercato di Erba, abbiamo visto tantissima gente in strada. Una persona mi ha invitato a parcheggiare e a scendere a piedi. Una persona ci ha detto che era andata a fuoco una casa in via Diaz. Mi sono subito preoccupato della mia abitazione e mi sono rivolto al personale dei vigili del fuoco che era lì presente. Questi mi hanno accompagnato alla mia abitazione per un primo sopralluogo. In sostanza, sono entrato in casa unitamente ad alcuni di loro, i quali hanno verificato se potevano esserci pericoli per la nostra permanenza. Ci è stato detto che non vi erano pericoli e che potevamo rimanere in casa, cosa che abbiamo poi fatto. Questo è avvenuto, se ben ricordo, intorno alle 23:30. Nella circostanza ho parlato con un vigile del fuoco che so chiamarsi Glauco e che abita proprio di fronte alla mia abitazione, al quale ho chiesto maggiori informazioni circa l'accaduto. Erano presenti anche altri vicini. Ricordo il signor Vittorio, che abita sempre di fronte alla mia abitazione, ed altre persone. Mi è stato brevemente raccontato che si era sviluppato un incendio nella palazzina dove è ubicato anche l'appartamento di Raffaella e che sulle scale erano stati trovati dei cadaveri. Mi è stato detto che il signor Frigerio era stato portato all'ospedale perché ferito, il signor Frigerio, che conosco personalmente, so abitare nella mansarda sopra l'abitazione di Raffaella. Ma se ben ricordo, ho visto il signor Frigerio per l'ultima volta la domenica prima dei fatti in argomento. Non ci siamo parlati, l'ho visto solo di passaggio. Ricordo che era impegnato col suo furgone che ora è parcheggiato nel suo posteggio all'interno della corte. La moglie del Frigerio l'ho vista per l'ultima volta, se ben ricordo, il sabato precedente ai fatti verificatisi. Portava fuori il cane. Non ricordo di avere in quell'occasione scambiato con lei alcuna parola. A proposito della mia uscita di casa verso le 20 di quella sera, preciso e confermo di non aver udito alcun rumore provenire dai piani superiori o nei dintorni che potesse destare o attirare la mia attenzione o quella di mia moglie mentre eravamo in casa e quando siamo usciti. Tantomeno ricordo di aver visto persone o veicoli all'interno del cortile o nei paraggi immediatamente fuori. Il cancello grande che dà sulla piazza del mercato ricordo che era chiuso. È automatico e quindi si chiude da sé. Non ricordo se il relativo cancello pedonale fosse aperto o chiuso. Gli altri due cancelli di accesso alla corte non li ho visti proprio. Il siriano non si vedeva e non si vede molto in giro. So che abita unitamente alla moglie e ai suoi due figli al piano terreno del civico 25C. Se non sbaglio, svolge l'attività di muratore. Sono soliti rimanere in casa. La moglie mi sembra che non parli nemmeno l'italiano, i bambini sono piccoli. Loro di certo sono spesso in casa. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto.
Nell'appartamento che si trova sul medesimo piano di quello dove viveva Raffaella, abita da non molto tempo un anziano signore di nome Pietro, che so e sappiamo nel vicinato essere molto sordo. Lo si vede molto poco, quelle poche volte che esce, so che va al cimitero a fare visita a sua moglie. Diversamente, lo si vede qualche volta affacciato al balcone. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto. Tutti i giorni suo figlio gli va a fare visita, abita ad Erba e si chiama, mi sembra, Livio. Sono in ferie da martedì 12 ultimo scorso. Ho chiesto al mio datore di lavoro 5 giorni di ferie a decorrere proprio dal giorno successivo ai fatti di cui stiamo parlando. Non c'è una ragione specifica per la quale ho chiesto le ferie proprio quella settimana, forse perché ne ho ancora tante da fare. In questi giorni non mi sono mosso per nulla e sono rimasto in casa. Null'altro ho da aggiungere o modificare e mi sottoscrivo. Ecco, questo è quello che lei ha dichiarato nelle due occasioni in cui è stato sentito. Lei conferma questa sua ricostruzione? Ha sentito bene queste dichiarazioni? Le conferma? Sono può andare anche un po' più avanti se vuole, come poi abbiamo visto. Siccome viene registrato, non deve fare segni con la testa, ma deve... Ah, scusi, sì, no. Non mi ricordavo più. Quindi lei ha sentito bene quello che le è stato letto? Sì. Sono le due dichiarazioni del 12 e del 20 dicembre. Conferma queste dichiarazioni? Praticamente 11 andante sul 12, cioè la notte praticamente. Conferma queste dichiarazioni? Sì, le conferma. C'è qualcosa di sbagliato in questa ricostruzione? Ha qualcosa da precisare? No, a parte quella lì del lago che non si è andata a fare la passeggiata, ma abbiamo fatto due passi, siamo saliti in macchina perché faceva freddo. Sì. Per il resto, per il resto è andata come è scritto qua. Va bene, senta, signor Romano, a che ora comincia lei a lavorare al mattino? Io comincerei alle 6. Alle 6? Dove esattamente ha detto? A Ficino Serenza. A Ficino. A che ora si alza la mattina? 5:15 circa. È un orario questo che segue da quanto tempo? È da 10 anni. Da 10 anni. A che ora finisce? Allora... Per essere precisi, lunedì, martedì, mercoledì alle 12:15, giovedì, venerdì a mezzogiorno e sabato 1:15 a mezzogiorno. Ho capito. Il pomeriggio cosa fa? Niente, in genere, prima facevo qualche oretta di straordinario fino a qualche anno fa, dopo quando ci siamo trasferiti da Albavilla giù là, che eravamo che ero troppo lontano, una cosa, perché quando ero in Albavilla andavo a casa a mangiare col mezzo della ditta, poi continuavo il lavoro. Da l'anno scorso, il mese di giugno, che ci siamo trasferiti a Figino, non mi sono più fermato a fare straordinari perché era un casino star fuori tutto. Da quando abita lì in via Diaz 25 a Erba? Che orari fa? Sempre al mattino? Sì, sì, sempre. Quindi il pomeriggio cosa fa? Lei passa a casa? Niente, o se ho qualche cosa da fare, se no vado anche a dormire un paio d'orette, tre. Ho capito. E sua moglie a casa con lei? No, mia moglie fa dei lavoretti, diciamo, come si può dire? Domestici. Domestici. Al mattino o al pomeriggio? Al mattino e anche al pomeriggio. Quanti giorni la settimana lo sa? Dal lunedì al venerdì. Tutti i giorni lavora? Sì. Fa la mattina dalle 9 alle 11 e mezza. E il pomeriggio dalla 1 e mezza alle 2, alle 4, alle 6, a secondo di dove va. Senta, in quei giorni lì attorno all'11 dicembre ha seguito sempre questo orario? Di lavoro? Sì. Sì? Sì. Lei ricorda l'11, ad esempio il giorno 11 dove è stato a lavorare? E l'11 che giorno è? Lunedì? Il giorno in cui sono successi i fatti è dal lunedì. Lunedì o a Lipomo? A Lipomo. Sì. Cosa fa esattamente a Lipomo? Niente, a Lipomo facciamo la raccolta della carta e della plastica. Senta, questa raccolta che territorio interessa? È a Lipomo, Como, Erba? No, solo il comune di Lipomo. Lei lavora solo nel comune di Lipomo? No, il lunedì sono nel comune di Lipomo, il martedì sono a Albavilla, il mercoledì sono a Lipomo e poi Albese, il giovedì Albavilla, il venerdì Albavilla, il sabato Lipomo e poi Montorfa. Ho capito, Erba non è nel suo territorio? No, la facevo un po' di anni fa. Va bene. Senta, quella mattina, torniamo al giorno dell'11 dicembre, a che ora si è alzato al mattino? 5:15 più o meno, 5:15. Sono le 5:15, sono state 5:25, 5:20. Anche sua moglie si alza con lei? No, mi alzo da solo. Senta, e a che ora esce di casa esattamente? Mi alzo, mangio qualche cosetta e poi vado. Si fa la doccia al mattino prima di andare via? No, non faccio in tempo al mattino, no, la faccio quando, prima di rientrare dal lavoro. Fa colazione in casa? Tante volte sì, tante volte tiro su qualche cosa e lo mangio intanto che vado là, certo. O se no lo faccio dopo.
non le sembrino queste domande stupide, ma sono tutte domande, sa, sono risposte che sì, sì, magari lei possono servire, capisce? Noi le chiediamo esattamente bene cosa fa durante la giornata, ma al mattino quindi lei non mangia in casa, no? Quasi, dipende, diciamo, quando mi alzo, se sono sveglio faccio colazione, sì. Se sto ancora dormendo magari prendo qualcosa così o mi fermo a farla dopo. Ho capito. Cosa fa se la fa? Usa, non so, si scalda la colazione da io sola? Già la caffè, sì, ho già la mia caffettiera pronta da mettere sul fuoco tutto. Accende il riscaldamento, cosa fa? No, il riscaldamento è sempre puntato a 20 gradi, accendo il gas e faccio il caffè. Il riscaldamento è sempre puntato a 20 gradi? Sì, cioè, l'inverno sì. Tutte le 24 ore? Allora, la sera quando vado a letto lo lascio a 20 gradi, fino alla mattina. Sì. La mattina lo spegne mia moglie perché fa i mestieri, apre tutto. Sì. Poi se non lo riaccende lei, che fa particolarmente freddo, lo riaccendo io il pomeriggio. Ma non ha un timer? Sì, c'è il coso per mettere l'automatico, però non lo so usare. Allora usiamo la rotellina manuale. E il manuale, sì. Manuale. Va bene. Senta, quindi al mattino si alza e fa da solo. Non usa la doccia, lo scaldabagno? No, il forno, si fa la colazione. No, no, al massimo faccio la caffettiera con latte, oh, così veloce. No? Va bene. Come va il lavoro? In auto? In auto, sì. In auto. Da Erba fino a Bavilla oppure? A Figino, che siamo adesso. Ho capito. E comincia alle 6, ha detto prima. Sì, alle 6, devo timbrare un minuto prima delle 6. Senta, esattamente cosa fa? Lei mi ha detto prima, mi pare autista. Ecco, cosa fa esattamente? Un raccoglitore... Cosa fa? Autista raccoglitore? L'autista raccoglitore praticamente arrivo in ditta, timbro, mi cambio, perché io ho i lavori i vestiti del lavoro sono in ditta. Io arrivo là la mattina, mi cambio, lascio quelli che uso per andare a casa, perché poi a mezzogiorno faccio la doccia e mi ricambio. La doccia la fa sul posto di lavoro? Sì, la faccio a mezzogiorno sul posto di lavoro. E i vestiti di lavoro chi glieli lava? Li porto a casa, che li lava mia moglie. Li porta a casa? Sì. Non li lava la ditta, no? Dalla società, no, no, ho capito. Con quale frequenza li porta a casa? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Quindi vengono lavati tutti i giorni questi di lavoro? Sì, sì, i pantaloni ogni 2-3 giorni, i pantaloni e la camicia, ma gli indumenti sotto, i calzini, quelli tutti i giorni. Sono indumenti che si compra lei o che le fornisce la ditta? Allora, un po' me li fornisce la ditta e un po' sono miei che uso io così. Sono anche esterni, giacche, giacconi? Cioè, c'è una divisa? Sì, c'è una divisa, sì. Di che colore è? Pantaloni verdi e la maglietta rossa. E le giacche così sono verdone, verdi. Verdi? Sì, verdi. Verde chiaro? Un po' più scuro, un verdone. Un verdone scuro. Sì, sì. Va bene, quindi lei tutti i giorni va a casa e quindi tutti i giorni si porta i vestiti da lavoro per lavare? No, cioè praticamente io arrivo in ditta, lascio i pantaloni, il maglione, la camicia che li lavo ogni 3 giorni circa più o meno e porto a casa gli altri con l'asciugamano che mi asciugo da lavare. Gli altri li porto a casa ogni 3 giorni e il sabato porto a casa tutto, diciamo. E li lava sua moglie? Sì. Li lava a mano con la lavatrice? Con la lavatrice. Quindi li lava sua moglie ogni quanti giorni i vestiti di lavoro? Per i pantaloni e coso? Ma in genere se... Ogni 3 giorni o ogni 6 giorni, dipende da come mi sporco. Perfetto. Senta, va bene, poi a che giro fa? Cosa fa esattamente? Raccoglie? Un secondo solo, per completare il discorso. Guanti in dotazione? Sì, guanti ce li abbiamo. Ve li dà la ditta? Sì, sì. E li dà in confezione? Sciolti ce li dà. Cioè lei un guanto quanto lo usa? Ma dipende, un mese, 2 mesi, 5 mesi, dipende da... Calzature? Cazzatura antinfortunistica ce li dà la ditta, sì. Ve le dà la ditta. E dove le tiene? In ditta. Quelle le lascia quando va via? Sì. Se sono sporche quelle le lascio. Ce n'ho a casa un paio che me l'hanno dato nuovo e siccome sono un po' duri li ammorbidisco prima di usarli. Ce n'ho a casa solo un paio della ditta, ma è nuovo quello. Se no quelli che uso li lascio in ditta. Le scarpe non le porto. Ma cosa sono, stivali, calzature? No, sono scarponcini o bassi o appena appena un pochino più alti. Sono di qualche marca particolare, non lo so. Ma la cambiano un po' sempre, non danno sempre quella. Adesso la marca non me la ricordo, non lo so. Va bene, esattamente cosa fa quindi lei? Raccoglie i cassonetti, cosa fa? Niente, io praticamente, dipende, il lunedì esco col furgone e raccolgo la roba col furgone. È da solo in questo suo giro con altri colleghi? Allora, a Lipomo siamo in... 2 autisti col camion e 3 col furgone. Io uso un furgone
e sono in giro da solo perché è diviso, ognuno ha le sue vie da fare. Ho capito. Anche quando va al Bavilla? Anche quando vado al Bavilla sono col camioncino, con l'Eurocargo e ho le mie vie da, cioè il lavoro è sempre diviso. Ma lavora sempre da solo comunque in questo suo giro? Sì, io vado da solo, sì. Da solo. Quindi inizia il lavoro da solo e lo finisce da solo? Sì. Lì ci incrociamo quando andiamo a scaricare con gli altri, che non so, arriviamo là, li scarica prima, li scarica dopo, ma lo faccio da solo. Va bene, poi quando finisce cosa fa? Quando finisco il lavoro? Niente, finito di fare il lavoro, rientro in ditta, faccio la doccia e timbro nell'Omer per l'orario. Ho capito, a che ora arriva a casa? Io timbro 12 un quarto, più o meno arrivo a casa sempre un quarto alla una circa, la media è quella. Sua moglie a casa che la aspetta? Sì, 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 c'è a casa perché lei finisce le 11:30, fa il tempo fa anche da mangiare. Senta, scusi, la ditta, la sede della ditta è aperta, cioè i furgoni sono custoditi? Sì, sono sotto dei capannoni e recintata col cancello. I dipendenti, voi dipendenti avete le chiavi? Io no. Della ditta non ho le chiavi, non so se qualcuno ce le ha, io no, perché io entro e esco nell'orario, poi magari, non so, c'è quello che lavora la domenica, che se non so, se non lo so, dico io, se non gli apre il capocentro gli dà le chiavi a lui per dire, però io le chiavi non ce le ho. Non ce le ho. Pranza a casa quindi lei? Sì. Sì, tutti i giorni? Sì. E sua moglie prepara la... Prepara la mangiata. A che ora più o meno pranzate? Quando arrivo a casa, faccia, mette che arrivo a casa un quarto alla una, ci mettiamo a mangiare. Ho capito. Poi lei mi diceva prima che va a dormire, no, ho capito bene. Poi il pomeriggio, finito di pranzare, o accompagno mia moglie se deve andare a lavorare, se no tante volte magari ci va anche a piedi, non è che l'accompagno sempre. Se ho qualche cosa da fare vado a sbrigare le faccende, non so, c'è qualcosa da pagare in banca, tagliando della macchina, il bollo, quelle cose lì. Faccio tre lavori domestici, tipo vuotare la lavastoviglie, qualcosa faccio anch'io in casa, ci siamo divisi un po' i compiti. Poi se non ho niente da fare vado anche a dormire. Ma è un'abitudine questa che ha, quella di dormire il pomeriggio, o è una cosa eccezionale, rara? No, è anche un'abitudine, diciamo, sì. Da che ora in genere ha questa abitudine? Ma più o meno dalle 3 alle 5 circa, più o meno, quando posso dormire, se no, se ho altre cose da fare non vado a dormire. Senta, quel giorno lì, l'11 dicembre, è andato a dormire? No, quel giorno lì no. No. Come mai? Perché quel giorno lì ho portato mia moglie e poi avevo delle faccende da sbrigare in casa. Su quel giorno lì non ho dormito. Non ha dormito. Quindi che cosa ha fatto il pomeriggio? Niente, dal quando ho portato mia moglie fino a quando sono andato a prenderla ho fatto qualcosa lì per la casa. Adesso non mi ricordo più neanche cosa ho fatto lì. Però non sono andato dove. Ma intende dire lavori dentro la casa o fuori dalla casa? No, no, dentro la casa, tipo domestici, non so, vuotare la lavastoviglie, quei lavori lì. Quindi lei se ne intende anche gli elettrodomestici, sono in casa, sa manovrare anche gli elettrodomestici? Sì, un pochino sì, insomma, non è che sono un mago, però... Cos'è? Ma cioè in genere li fa partire mia moglie e io li vuoto. Certo. Senta, che elettrodomestici avete in casa? Niente, c'è la quella dei piatti, la lavastoviglie. La lavatrice e l'asciugatrice. Lei le sa usare questi elettrodomestici? No, io li vuoto. Cioè la lavastoviglie so farla partire, quando è piena so cosa schiacciare, eccetera, eccetera. Poi si spegne e la vuoto io. La lavatrice non la saprei neanche usare, a dire la verità. La lavasciuga, vabbè, si mette dentro la roba, schiaccia un bottone e... Ma la lavatrice ha un timer, un temporizzatore? Sì, c'è un timer, però non so bene come funziona perché non la fa partire sempre a mia moglie. Ho capito, al massimo mi dice stendi la roba che c'è dentro. Certo, ma sua moglie sa se la punta a certi orari, magari mentre siete fuori per non disturbare? Ma noi le facciamo andare, dipende dalla roba che c'è da lavare, tante volte il pomeriggio, tante volte la mattina, tante volte anche la notte. No, ma non ha capito. Sua moglie utilizza, sa cos'è il timer, no? Sì. Avete questo meccanismo sulla lavatrice? No, mi pare che lei lo fa quando l'accende va e si spegne. Quando no. L'accende, sì, l'accende e va direttamente. Sì, mi pare che non c'è quello lì a tempo. Quello dice, sì. No, mi pare che non ce l'ha quella lavatrice di quello tempo. Tipo quello che c'è sul termostato. Esatto, no. Se non sbaglio, almeno non l'ha mai usato, anche se c'è perché non. Ma capita magari che l'accenda e usciate. Ecco, sì.
però l'accendiamo così, non a tempo, per dire, non è che la programmi e parte lei, ecco. Ma lei prima mi diceva che anche di notte la usate. Sì, anche la notte. Ma cosa fa sua moglie? Si alza? No, magari le 10 prima di andare a letto, lo fa andare. Lo fa andare, sì. Ho capito. Senta, torniamo un attimo a quel giorno, quindi lei ha detto che non ha dormito. No, quel giorno ha fatto dei mestieri di casa, si ricorda che mestieri ha fatto? Io adesso non mi ricorderei più neanche. Non so, forse ho buttato lavastoviglie. Non lo so di preciso. E sua moglie l'ha aiutata a fare i mestieri? No, perché lei è andata a lavorare dalle 2 alle 4. Ho capito. E a che ora è rientrata sua moglie? Sono andato a prenderla io. Lei ha detto, dichiarato qui, gliel'ha detto prima il collega, verso le ore 16. Sì, verso le 4 lei esce. Alle 4, ho capito. Senta, poi è andata a prendere sua moglie e cosa avete fatto? Sono andato a prendere le sigarette. Dove? Su per andare a Longone, un bar che c'è sulla curva. Beh, sa il nome di questo bar? Oasi. Oasi. È un bar in cui va spesso o è andato solo quella volta? No, quando passo di lì che sono, mi fermo a prendere le sigarette, sì, perché è tabacchino, poi c'è un bel posteggio. Sì. La sua moglie era con lei? Sì, sì, sì. Quanto tempo siete stati fuori casa? Non so, un'oretta, più o meno. Quando siete rientrati era buio o era ancora chiaro? Non lo so, forse era già buio. Forse era già buio. Sì. Lei aveva detto nella dichiarazione che ha detto prima verso le 17 sarà tornato. Forse era già buio. Può sì. essere? Sì. Più o meno, ecco. Si è stata una bella oretta. Poi cosa avete fatto? Siete stati in casa tutti e due oppure uno di due è uscito? No, siamo stati in casa tutti e due. Lei faceva i suoi mestieri come fa sempre, le sue cose. Io mi sono buttato lì sul divano, poi quando mi butto lì sul divano mi addormento. Non avevo dormito prima, ti appisoli via un po'. Magari che so io, una mezz'oretta, ti appisoli via, poi se ti svegli, magari riesco a fumare una sigaretta, poi mi rimetto sul divano e mi riaddormento ancora. Ecco, una cosa così. Perché non è proprio un dormire quando ti metti sul divano. Ha dormito lungo? Ha dormito tanto o poco, si ricorda? Fino a quando siamo usciti, più o meno. Quindi più o meno fino a che ora? Non so, 7:15, 7:15, 7:30, non lo so di preciso. Cioè dalle 5 alle 7:30? Ha dormito così tanto? Un'ora, due? No, mi sono... Cioè, non è che ho fatto una dormita proprio unica. Sì. Adesso penso che... Non mi ricordo di preciso, però io in genere quando mi butto sul divano, non so, mi addormento per mezz'ora, tre quarti d'ora, facciamo un esempio, poi magari mi sveglio, sto a fumare una sigaretta, rientro, mi rimetto sul divano tranquillo e... ma non è proprio un dormire vero e proprio, è riposare, quindi diciamo. Per circa due ore e mezza. Sì. Senta, lei lo fa questo sul divano o in camera da letto? No, questo lo faccio sul divano, perché se vado in camera da letto mi addormento proprio. Ho capito. Quindi sul divano cos'è? Nel soggiorno. E sua moglie dov'era? E in casa lì che trafficava. Ricorda cosa faceva sua moglie? No, adesso di preciso no. I soliti mestieri domestici, perché lei pulisce bene, è abbastanza pignola. Ricorda qualche mestiere particolare, cosa ha fatto? Non so se ha lavato, se ha stirato, se ha guardato la televisione. Beh, la televisione è quasi sempre accesa, fa, non la guardiamo neanche, per dire. Ho capito. Adesso di preciso non saprei dire cosa ha fatto, sinceramente. Non ricorda se era accesa la televisione, per come dice. Ma la televisione era accesa, sì, come sempre, sempre accesa la televisione, che va, perché lei fa i mestieri, guarda un po' la televisione, magari butta un occhio, poi fa, però non lo so. C'è qualche trasmissione in particolare che guardate, oppure niente di particolare? No, dipende, la sera se c'è qualche film un po', io prendo il giornale lì, vedo se c'è qualcosa di interessante, se no non è che... va per compagnia e basta. Lei guarda telegiornale, aspetta i notiziari, qualcosa del genere? No! Dipende, se sta andando il telegiornale lo guardo, per dire. La ricorda se quel pomeriggio ha visto telegiornali, le notiziarie, la televisione? No. Senta, in questo suo dormiveglia, lei ricorda se sua moglie faceva qualche mestiere particolare, se è uscita dalla casa, se è rientrata, se ha fatto andare la lavatrice, se ha stirato, non so, ricorda cosa ha fatto? Non saprei dirglielo adesso come un minuto. Ho capito. Questa cosa di vestire da signora, se posso, lei il sabato e la domenica lavora? Il sabato sì. E sua moglie il sabato e la domenica lavora? No, il sabato no. E nemmeno la domenica? Nemmeno la domenica. Quando siete liberi nel fine settimana, capita che sua moglie faccia mestieri? Sì. Lei il pavimento lo lava anche 2, 3, 4 volte al giorno.
No, questo per dire, se lei sabato ha finito di lavorare, lei ha detto porta le cose da lavare dal lavoro ogni 2-3 giorni prima. Quindi il sabato lei finisce, avete un giorno e mezzo libero per fare i mestieri, no? Sì. E invece lunedì lei aveva fatto un giorno di lavoro, quindi immagino che non ci fosse molta roba da lavare. Allora le chiedo, come mai quella sera, visto che lei l'ha visto già nel provvedimento di fermo, fate una lavatrice di notte? Siete tornati alle 10:30 di sera, perché l'abbiamo appena detto. Può chiedersi che è avanzata lì la roba da lavare, non lo so. Può chiedersi. Senta, quando è tornato alle 5, lei la macchina l'ha messa dentro, nella corte? Sì, sì. E quindi quando poi siete usciti per McDonald's, eccetera, che adesso immagino che ci saremmo arrivati, andate via dalla corte, da cioè vi sedete davanti a casa in macchina, sì, e sì, andate via. Sì, sì. Prego. Sì, sì. Dunque, avevo detto che non si ricorda i mestieri che ha fatto suo moglie. No, adesso, ma sicuramente era impegnata in faccende domestiche. Sì, sì, sempre lei la stessa. Va bene. Avevate qualche programma per la serata o avete deciso al momento cosa fare? No, noi decidiamo al momento. Va bene. E cosa avete deciso esattamente? Niente, quando mi sono svegliato fuori un po' mi ho detto facciamo da mangiare, lo facciamo da mangiare, come capita anche di spesso, andiamo a prendere la pizza o se no andiamo al McDonald's. Ho capito. Quindi non avete pranzato in casa? No. Non avete usato quindi la cucina quella sera? Sì. Senta una cosa, lei quando è rientrato a casa è rientrata con l'autovettura, giusto? Sì. Dove l'ha parcheggiata? Fuori nel mio posto. Nel suo posto. Esattamente al suo posto dov'è? È fuori dal soggiorno. Fuori dal soggiorno. È vicino al camper? Sì, da parte del camper, sì. Senta, tra il camper e la sua autovettura, c'è qualche altra autovettura o sono due posti vicini? No, c'è il posto di quella su di sopra. Come si chiama quella su di Fiorini. Sopra? Fiorini. Quindi c'è il suo camper, l'autovettura della Fiorini e poi la sua mia macchina, sì. Sono posti segnati per terra? Sì, c'è giù dei mattoncini rossi, sono due posti io, due posti lei. Quindi non è normale se magari uno inverte i posti, sono posti fissi che ognuno rispetta. Sì, ognuno in genere tiene i suoi fissi. Sì. Lei ricorda quando è arrivato a casa che macchine c'erano nel cortile? Nella corte? Alle 5? Sì. Quando è andato e quando è tornato? Cominciamo da mezzogiorno. Quando è arrivato a casa dal lavoro, ricordo che macchine c'erano? Lì vicino a me non c'era niente, mi pare non c'era niente. C'era solo il suo camper? Sì. Sì. Poi quando è uscito a prendere sua moglie? Non c'era nessuno neanche allora, mi pare. Quando è tornato? Alle 5? No, era sempre vuoto. Era sempre vuoto. E quando è uscito invece per andare via, dopo che avete deciso di uscire a mangiare? Mi pare che... No, quell'ora lì più o meno arriva quello della macchina che avete su di sopra al marito. Ricorda se c'era la macchina? Sì, mi pare che c'era la macchina. C'era, sì, sì. L'ha vista lei? Sì. L'ha vista in che momento? Quando siamo usciti. Siete usciti insieme? Lei e sua moglie? Sì. Da che parte della casa siete usciti? Della lavanderia. Come mai dalla lavanderia e non dall'entrata? Perché usiamo più quell'ingresso lì che quell'altro noi. Perché lasciamo le scarpe e le ciabatte per cambiarci. Allora se arriva qualcuno per non avere le scarpe sull'entrata, sì, le lasciamo in lavanderia. Quindi siete usciti dalla lavanderia. L'ora esatta, più o meno, comunque come si ricorda? Come ho detto lì, le 8, prima delle 8, non me lo ricordo. A parte che non l'ho guardato. Cioè non ho guardato l'orario quando sono uscito, quindi non lo so. Senta, lei la signora che abita di sopra la conosce bene? Sì. Anche il marito? Sì. Sa come si chiamano tutti e due? Lei si chiama Maria Rosa, lui Luigi. Sì, Luigi. Sa che autovettura hanno, che macchina hanno? Lei c'ha una Panda nera e lui c'ha una appunto grigia. Sa dove le parcheggiano? Nei suoi due posti. Che sono rispettivamente dove? E che praticamente io metto qui la mia macchina, lui mette qui la sua, io ho qui il camper e lei mette di là la sua. Ho capito.
Lei è quindi è abituato a vederlo in quel posto, in quella posizione? Sì, più sì, se poi lui non la mette di qui, che la mette di là, però la mette sempre nei suoi. Però in linea di massima sono così. Quando lei esce dalla sua abitazione, dalla lavanderia, le macchine le ha davanti, le può vedere subito o deve percorrere un po' di... No, le vedo subito, le vedo benissimo. Di fronte alla porta della lavanderia che auto c'è? C'è il camper. C'è il camper. Di fronte alla porta della, invece della soggiorno... C'è la mia macchina. C'è la sua macchina. E la macchina del signor Lazzarini? È lì da parte, è da parte la mia. Quindi quando lei esce la vede se c'è? Sì, sì. Quando non c'è la macchina, lei esce, vede se non c'è? Sì, la vedo. Sì. Quella sera quando è uscito con sua moglie, lei l'ha vista o non l'ha vista? No, macchina? La macchina c'era. La macchina sì, c'era. Sì, c'era. È sicuro di questo? Sì, sì. Va bene, senta. Quando lei è uscito, quindi ha preso la sua macchina? Sì. Ha fatto manovra, che manovra fa per uscire? Niente, io sono messo così. Sì. Faccio un pedino in retromarcia e poi scorre il cancello. Esce in retromarcia. Quando esce in retromarcia, lei la macchina del signor Lazzarini la deve. No, c'è tanto. C'è tanto sì, sono di fianco, però non faccio fatica perché c'è tanto spazio. Sì. Non è. Sì, sì. Provi a fissarsi bene col ricordo. Quando lei è uscito, mi conferma, ha visto la macchina di Lazzarini lì? Sì, sì. Quindi era già arrivato? Sì, era già arrivato. Era già arrivato. Lei sa più o meno che ora arriva Lazzarini? No, questo non glielo so dire, no. Ma senta, lei non le capita lì dal posto in piedi, visto che a piano terra, di vedere gli altri condomini che passano vicino di casa? Sì, però lui non è che arriva tutte le sere con lo stesso orario, tante volte magari non arriva neanche. Ho capito, però senta, ci riferiscono che lei sosta lì spesso nella corte. Quando riesco a fumare le sigarette, sì. È molto sì, attento sì. A quelli. Beh, attento io, no, attento no, perché io proprio se c'è una cosa che... che non sono bravo a vedere i particolari, attenzione, perché io, per dire, non so, quando esco di qui dopo due ore mi dimentico già come questo locale, io uscivo per fumare la sigaretta per i fatti miei, basta. E allora come fa a essere sicuro che la macchina di Lazzarini fosse già lì? La sera mi sembra che la macchina è lì. Era lì? Sì, mi sembra sì. E allora un altro sforzo a proposito della manovra in retromarcia, quando lei è uscito ed era in retromarcia, intanto quando è uscito se l'ha visto stando in piedi e poi quando si è seduto e ha fatto retromarcia, ha fatto caso se c'era la macchina della signora Galli nel cortile? Mi sembra proprio perché, se non ricordo male, lei ha detto che tipo di macchina aveva la signora Galli quando è stato sentito il 20. Ha detto anche che sapeva che tipo di macchina aveva. Sì, aveva una Panda. Una Panda. E appunto la domanda era questa: se quel giorno lei ha visto una macchina parcheggiata davanti o nei pressi al 25/C. No, pare proprio di no. È un ultimissimo sforzo sempre di memoria, perché è vero che sono passati dei giorni, però quel giorno, siccome quello non è un giorno proprio uguale a tutti gli altri, quindi magari certi particolari si sono fissati. Quando lei è uscito, qualcuno ha spento la televisione? Lei ha detto che la televisione è sempre accesa, però avete deciso di uscire, immagino che o lei o sua moglie ha spento la televisione. Si ricorda chi è stata? Penso che sia stata mia moglie. Lei non ricorda nel momento in cui si spegneva la televisione che immagine c'era? No. Se era un film, se era un telegiornale, se era una pubblicità, se era... No, non glielo so molto dire. No, vabbè. Senta, quando voi uscite di casa, dalla lavanderia, sì. Immagino spegnete le luci. Sì. No, ecco. Le sue finestre danno sulla corte, sul cortile? Sì. Sì, quali finestre esattamente? Quella del soggiorno e basta di finestra. Una finestra. Lei ha sulle finestre le tapparelle o solo delle tende? No, c'è l'inferriata di fuori perché sì. Non ci sono, e dentro ci sono le tende. Le tende, non ha una tapparella? No. Le tende sono trasparenti, colorate, come sono? No, sono bianche. Bianche. Quando lei arriva a casa la sera che fa buio, se c'è sua moglie e la luce accesa dentro, la vede la luce? La luce sì. Cioè, quindi, cioè capisce se c'è qualcuno in casa oppure no? Sì. Quella sera lei ha spento le luci, immagino, non so se ricorda. Quando siete usciti? Quando sì, sì, spegniamo sempre le luci, sì. Quindi quando voi uscite, lei vede la macchina di Lazzarini e le luci sono spente nella sua abitazione. E praticamente io cosa faccio? Uscendo dalla lavanderia, sì. No, aprendo la porta, sì. Spengo la luce, chiudo, sì. Quindi lei è uscito, ha spento le luci, e non ha visto la macchina di Lazzarini e si è seduto in macchina con sua moglie. No, la macchina del mio vicino Lazzarini c'era. C'era? Sì, cioè che il cortile, bene o male, non è illuminato tanto, ma un po' illuminato, si vede anche senza le luci, si vede. Allora,
Quindi c'era la macchina da Zarina, le luci erano spente. E... Covano una tapparella? Non... No, vabbè, noi... Non le dà fastidio la luce che entra in casa? Abbiamo... No, a parte se dà fastidio la luce c'è il tendone, quello pesante, okay. Bianco, tiriamo quello. Lei in casa sua, lì in soggiorno, quindi dove c'è quella finestra, ha una luce normale oppure ha una luce, non so, di sicurezza, piccola... Ma dice dentro o fuori? Dentro, dentro. Dentro c'è quelle che si regolano. Quelle che si regolano. Sì, che si può alzare e abbassare. Ho capito. Va bene, allora senta, poi lei esce con sua moglie. Dove andate? Niente, siamo andati a Como. Siete andati a Como. Sì. Quindi più o meno la partenza a che ora è avvenuta? Poco prima delle 8. Poco prima delle 8. Avete deciso al momento di andare a Como? Oppure era no, lo decidiamo all'ultimo momento. Non sono cose, diciamo, per dire, a fare due passi, così lo decidiamo all'ultimo momento. Non senta, è di solito a che ora cenate voi? Dipende, più o meno sono circa, possono essere le 8, le 7 e mezza, non abbiamo proprio un orario fisso. Le capita di cenare, non so, alle 9? Alle 9. Sì. Ho capito. Senta, allora, lei quindi dice, entro le 8 eravate fuori dal cancello, sì. Fuori dalla corte, va bene, e andate a Como. Come mai proprio a Como la McDonald's? Eravate già andati altre volte? Sì, no, cioè sì. Noi il McDonald's ci andiamo abbastanza spesso, sì, quando magari la sera hai mangiato bene a mezzogiorno, che non hai tanta fame, faccio un esempio, no? E non hai voglia di cucinare, vai dal McDonald's a prendere una pizza, così, giusto per... Sì, ma era la prima volta che andava a Como a McDonald's? No, ci siamo andati anche altre volte, anche a Lecco, anche a Erba. Sì. Ma andate proprio per andare a McDonald's oppure in genere accompagnate questa cosa ad altre? Cioè, no, venite solo per il McDonald's? No. Allora, in genere, quando andiamo se andiamo solo al McDonald's, andiamo a Erba, che è lì vicino, sì. Per dire che è lì a due passi. Quella sera lì, o anche tante volte quando andiamo all'Ecco, così, prima di andare al McDonald's, fai sempre il giro per i negozi, per vedere un po' cosa c'è, cosa non c'è. Ho capito. Va bene, senta, quando uscite per andare da McDonald's, avete visto qualche macchina che non avevate mai visto prima? Lì nella corte, parcheggiata fuori o all'interno? No. Senta, chi era in casa in quel momento? Voi da lì sentite, vi pare di capire bene i rumori degli appartamenti circostanti? Ma l'unico che c'era in casa e doveva essere quelli sopra di noi, che c'era lì la macchina. Lazzarini. La macchina della moglie di Lazzarini, ha visto anche quella? Ma quella non me la ricordo, io ho visto la sua perché per andare alla mia passo davanti alla sua, ecco. Ho capito. Quell'altra non lo so. Va bene. Quanto ci avete messo in Vaglia Como? Avete trovato traffico? Vi siete fermati durante la strada? No, c'era abbastanza di traffico, c'era un po' di traffico. Non so, c'erano messi tre quarti d'ora, non so, di preciso mezz'ora, tre quarti d'ora. Ricorda se ha ricevuto o fatto telefonate in quel tragitto dalla macchina? No, minuto. Io il telefono lo uso proprio pochissimo, non... L'aveva con sé il telefono? Non lo so, sai che non lo so. Non lo sa. Ha ricevuto qualche telefonata a casa quel pomeriggio o quella sera prima di uscire? O ha fatto qualche telefonata? No, mi pare di no. Che tragitto ha seguito per venire a Como da casa sua? La strada quella normale. La strada principale? La strada principale. Cioè ha fatto Albavilla? Sì, la strada quella centrale. Poi è arrivato a Lipomo, sì, e sceso. Siamo scesi. Ho capito. A che ora è arrivato a Como più o meno? E metta che, perché adesso noi siamo arrivati a Como, ho dovuto fare due volte il giro per trovare il posteggio perché era un casino, metta che ci abbiamo messo tre quarti d'ora perché siamo arrivati giù. Tre quarti d'ora? Sì, più o meno, sì, perché non c'era posto, fa il giro due volte il giro lì sul lago, ritorna indietro finché abbiamo trovato un buco da metterla dentro. Dove l'avete trovato il posto? E sarebbe lì, adesso non so com'è la via, e dove c'è subito, dove fanno il mercato? Presente dove la via del mercato? Sì. Lei scende per andare giù a Como. Ci sono lì tutti i posteggi sulla sinistra che sono a pagamento fino a un certo orario. C'è la ferrovia. È prima della ferrovia. Esatto. Via Lecco. Non so che via. Poi avete proseguito a piedi? Sì, poi la lascio la macchina. Dove siete andati? Niente, siamo andati dentro nel centro.
abbiamo guardato un po' di negozi che mia moglie ti fa perdere un sacco di tempo. Poi siamo arrivati giù verso, verso il lago dove c'è il McDonald's. Siamo entrati a mangiare un panino così. Lei ha visto dei negozi, mi ha detto, con sua moglie. Sì, ma più che altro i negozi li portava lei. Ma prima di mangiare o dopo? Sia prima che dopo, perché dopo quando siamo usciti ci abbiamo fatto la solita strada più o meno e abbiamo guardato ancora un po' di negozi. Sono andati a casa. Perché dovevate fare delle compere per Natale? No, siccome dovevamo comprare anche qualche cosetta, però volevamo vedere i prezzi, perché in genere compriamo sempre dopo quando ci sono i saldi, che costano meno. Che cosa dovevate comprare? Niente, volevamo vedere però un paio di scarpe e poi se c'era qualcosa che serviva per la casa, ma niente di importante. Non... Un paio di scarpe per lei o per sua moglie? Anche per tutte e due. E le avete trovate? No, abbiamo guardato ma non... Infatti non ho ancora preso. Avete guardato più negozi, un negozio solo? No, i negozi erano diversi, adesso tutti non me li ricordo. Ma non solo, no, non solo di scarpe, qualsiasi cosa che ci capitava a tiro, non è che ma... siamo... Avevate un'idea di che cosa dovevate comprare? No, no, era così, no, così in generale. Anche dopo poi siamo andati anche a Lecco per dire, sempre guardare i negozi così, guardavamo le scarpe, guardavamo anche in generale se c'era qualcosa che ci serviva. Lei prima ha detto qualcosa che mi poteva servire per la casa, che cosa ad esempio? Non lo so, perché noi in casa, bene o male, ci abbiamo tutto, però c'è sempre qualche piccola novità, sa, uno guarda, si guarda in giro per vedere se... Poi magari non prendi niente, non trovi neanche niente che ti piace, così, curiosità, ecco, come si può dire. Ho capito. Comunque, insomma, non siete andati per un acquisto particolare? No, a parte che non avevamo neanche intenzione di acquistare perché aspettavamo sempre i saldi. Sì, aspettavate i saldi per acquistare cosa? Qualcosa in particolare? Sì, faccio un esempio. L'anno scorso io ho preso la valigetta con dentro il rasoio, quello per tagliare i capelli, tutto un kit completo, no? Siamo andati a vederla sotto le feste, costava 49 euro. Dopo, con i saldi, la vendevano 29, per dire. Vedo che lei sorride, la invidio la sua serenità in questo momento, la invidio perché teniamo sempre presente che lei è accusato di 4 omicidi, un tentato omicidio, un incendio, reati per cui è previsto l'ergastolo, cioè vuol dire che lei da qui non esce più per tutta la vita. Vitto alloggio gratis. Capisce? Non che mi dia fastidio se lei sorride. No, no, no. Ripeto, invidio la sua serenità, però ecco, si ricordi bene che noi stiamo parlando della possibilità che lei rimanga in carcere tutta la vita, perché noi siamo convinti che lei è colpevole, capisce? Allora, non avevate nessun acquisto da fare? No, nessun acquisto da fare, va bene. Senta, a che ora siete tornati? Più o meno erano verso le 11. Prima di tornare, mi togli due curiosità. Lei, quando va da McDonald's, mi ha detto che ci va spesso, dopo che mangia, mette a posto il vassoio? Sì, sì. Cioè va nel mobiletto, il coso e metto tutto. Il vassoio al suo posto, sì. Chi ha pagato quel giorno la McDonald's? In genere pago sempre io. Paga sempre lei. Lei conserva sempre gli scontrini degli acquisti che fa? Ma in genere li teniamo in tasca, anche perché quando vai dal McDonald's il caffè lo paghi subito, però vai a prenderlo dopo. Allora, o lo prendi o non lo prendi, per dire, ti resta in tasca. Ma lei ha preso il caffè? Non lo so. Mi sembra proprio di no. Non lo so. No, questo glielo dico, lei forse ha già capito. Sì, sì, sì. Il ragionamento che mi faccio io, che lei ha buttato di regola, te lo metto nel vassoio lo scontrino. Sì, sì. Siccome qualche volta ci andiamo anche noi. Lo scontrino parte insieme al vassoio. Quello che mi ha colpito fin dall'inizio è che lei questo scontrino invece era in grado di... No, perché lo scontrino in genere lo prende sempre mia moglie, perché sa che se no io lo butto via, no? O non lo prendo nemmeno, per dire. Perché lei sa che io prendo il caffè, allora lo tiene lei, perché va sempre lei a prendermi il caffè dopo. Per quello che ci restano gli scontrini. Cosa ha consumato? Un menù, un panino con le patatine, la Coca-Cola. Un menù, cosa vuol dire? I piatti combinati? No, il menù sarebbe il panino con le patatine e la Coca-Cola. Allora, questo su lei? Io. Sua panino, moglie. Patatine e Coca-Cola. Sì. Sua moglie? Penso che abbia preso solo un panino, perché poi le patatine, se mi dice sempre di non mangiare che fa male, le dividiamo in due. Ma ha comprato, preso una consumazione anche lei, sua moglie? Sì, ha sì. Ha mangiato solo le sue patatine? No, ha preso anche lei un panino, un panino l'ha preso anche lei. Ho capito, ricorda quanto ha pagato? Non si ricorda.
A che ora era quando avete mangiato? Che ore erano? Non lo so. Non lo so sinceramente. Dopo che siete usciti da McDonald's avete rifatto la stessa strada indietro? Oppure... Sì, più o meno siamo tornati dalla stessa strada verso la macchina. Vabbè, poi cosa avete fatto? Niente, possiamo venire a casa. A che ora siete arrivati a casa? Verso le 11 più o meno, adesso non so di preciso. Verso le 11? Sì. Avete incontrato qualcuno sulla strada? No. Lei ha fatto o ricevuto telefonate nel nuovo tragitto? No, perché non so neanche se c'è il telefonino, di la verità. Non me lo ricordo, non lo porto. Solo sul lavoro lo porto, perché se c'è bisogno di qualche guasto così. Che marca è il suo telefono? Non lo so. Lei porta un orologio? No. Mai? Mai. E come fa a dire che quella sera, quando siete usciti, siete arrivati alle 11? Così, a occhio più o meno. E come fa a dire che quando siete usciti era appena circa le 8? È sempre a occhio, perché io il telefono non lo porto io il coso. E sua moglie lo porta? Mica sempre, però sì, più di me. Io non ho mai messo collanine, mi dà fastidio tutto. Quindi non è sicuro che si fossero le 11 quando è tornato? No, possono essere le 11, come potevano essere un quarto le 11, come potevano essere le 11 un quarto, io ho detto le 11. E è sicuro che invece erano le 8 quando è uscito? No, non sono sicuro che erano le 8 quando è uscito, io più o meno. Senta, comunque, da un tempo più o meno che parte dalle ore 8 fino alle 11 di sera, in casa sua non c'era nessuno? No. Non c'era nessuno. Non c'era la sua macchina, c'era solo il suo camper lì fuori. Le luci erano spente? Sì. C'erano elettrodomestici che andavano? Magari sua moglie attaccata alla lavatrice per uscire, non lo so, non so. Non me lo so dire. Va bene, veniamo un attimo al ritorno. Lei torna e cosa. Che tragitto fa e quando arriva Erba dove va? Niente, la stessa strada che ho fatto andare, quella principale. Di Povolo a Villa, quella lì. Poi quando arrivo lì a Erba in Piazza Mercato, niente, lì è senso unico dove abito io, sono obbligato per forza andare su di lì. A parte nei giorni di mercato, che fino alle 2 scendiamo in contromano perché è l'unica entrata che si può fare, ma se no gli altri giorni siamo obbligati a entrare da lì, siamo obbligati perché è senso unico. Va bene, quando è arrivato con la macchina cosa ha notato di strano? Niente, c'era tutto chiuso, c'era lì un casino di gente, no? E mi hanno detto che, a parte che avevo visto anch'io che non si poteva passare, però ce n'era lì uno con la pettorina gialla, non so neanche chi, mi ricordo neanche chi, ma mi ha detto posteggi qui e entri a piedi. E lei è entrato? No, niente, ho girato, ho posteggiato lì in Piazza Mercato e sera ci siamo avviati a piedi verso casa. Dove ha parcheggiato esattamente? Giù dove c'è la farmacia più o meno, la zona lì, l'unico buco che ho trovato. Poi è sceso dalla macchina? Non si è sceso dalla macchina. Sua moglie è sempre con lei? Sì. Sua moglie ha un telefonino? Sì. Sì, ce l'aveva? Mi pare di no. Avete chiamato qualcuno, non so, qualche amico, qualche parente per dire che stava succedendo qualcosa? No. Ha avuto modo di chiederle ora o informarsi su che ore erano quando ha visto questo? No, non lo so, perché quando siamo scesi c'era lì la gente, poi dopo c'era lì un paio di ragazzi che conosciamo che ci hanno detto cos'era successo. Chi ci sono questi ragazzi che conoscevate? Praticamente uno è Nicole, il figlio dell'avvocato lì dove mia moglie fa i mestieri. Ricorda il cognome? No. Si chiama Nicola, ha detto. Nicola, sì. Figlio dei signori di cui sua mia moglie va a fare il mestiere la mattina, sì. Ho capito. Era da solo questo Nicola? Ma c'era, no, c'era lì anche altri due o tre ragazzi insieme, no? E ci hanno detto che era successo un incendio così così. Così così cosa vuol dire? Vi hanno detto che era successo che cosa esattamente? Ma io non ci ho badato, non ho neanche capito bene bene quello che hanno detto, no? Però hanno detto che era successo un incendio, allora ci siamo avviati verso casa. Ma quando le hanno detto che era successo l'incendio, ha visto già che l'incendio veniva da casa sua oppure non lo sapeva ancora? No, non lo sapeva ancora perché c'era la strada chiusa. Non poteva vedere. Non potevo sapere dove era l'incendio. Quando lei si avvicina verso casa sua, quindi a piedi? A piedi, sì. Con chi è? Con mia moglie. C'è ancora questo ragazzo che ha incontrato il nome Nicola? Non lo so se lui si è fermato o ci ha seguito fino là, questo non lo so, non glielo so dire. Fino là dove? Fino, diciamo, fuori dell'ingresso del cancello dove abitiamo. Di via Diaz 25? Di via Diaz 25. Questo non so se lui si è fermato lì dopo che ci ha detto o se è venuto là, questo non glielo so dire. Quando è arrivato lì al cancello di via Diaz 25 ha visto qualcuno che conosceva a parte questo Nicola?
Allora, sull'attimo no, perché c'era lì talmente tanta gente, non ci ho fatto caso. Siamo entrati in cortile, magari c'era lì tanta gente che conosco, però non ci ho badato. Ma non era sbarrata la strada con un altro fattore? Sì, ci hanno lasciati passare perché gli abbiamo detto che abitavamo lì. Con chi ha parlato? Niente, quando sono entrato dentro c'era Vittorio vicino di casa e vigile del fuoco. Vittorio chi è? È quello che abita nella casa lì in cortile. E il vigile del fuoco chi era? E il vigile del fuoco è il Bartesaghi. Il Bartesaghi. Blanco. Esatto. E che ore erano quando è successo questo incontro? E noi siamo arrivati, le ho letto, più o meno alle 11, agli 5-10 minuti, il tempo di arrivare là. Più o meno, eh. In quel momento lei ha visto, ha realizzato che il fumo in incendio veniva da vicino a casa sua? Sì, perché quando siamo arrivati là c'era la... Entrando dal cancello si vedeva l'autoscala dei pompieri con la scala che puntava nella finestra su di sopra. C'era. Poi dentro c'era il camion con la luce. Ma si è chiesto, immagino, cosa era successo. Cos'era successo? E allora mi hanno detto, guarda, c'è stato un incendio, ci sono 2 o 3 morti. Mm-hmm. No? E allora, così parlando con il vigile del fuoco, gli ho detto, guardi che io abito qui. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo entrati in casa nostra a vedere se era successo qualche cosa. Visto che abitavo di sotto. Siete entrati dove? Nella corte o nell'appartamento? Eravamo già in corte, dalla corte, parlando col vigile del fuoco, siamo entrati nel nostro appartamento. Quando siete entrati nel vostro appartamento, la casa era l'avete aperta voi o era già aperta? L'abbiamo aperta noi. Quindi era così come voi l'avete lasciata? Sì. Sì. C'erano le luci spente? Sì. Sì. E cosa avete fatto? Siete entrati? Niente, siamo entrati, io. Precisamente lei? Mia moglie. E 2 vigili del fuoco, 3, non lo so, 2 di sicuro. Che lei conosceva? No, non so neanche che faccia abbiano, a dire la verità, quei 2 lì che sono entrati. Non me li ricordo proprio più. Sono entrati perché per vedere se potevamo entrare in casa. Mm. E dove sono entrati in casa? Niente, siamo entrati dalla lavanderia e siamo entrati alla lavanderia, abbiamo acceso, siamo andati in soggiorno, abbiamo acceso, siamo andati tutto fino in camera. Sempre tutti e 5? Sì. In tutti i punti? Sì, bagno, camera, tutti i punti. Hanno guardato, hanno visto che non c'era niente, c'era solo appena appena un po' odore di fumo, ma pochissimo, non neanche più di tanto, e ci hanno detto che non c'era niente. Allora noi gli abbiamo chiesto, possiamo restare qui? Loro ci hanno detto di sì e siamo rimasti. Poi i vigili del fuoco sono usciti dall'appartamento? Poi i vigili del fuoco sono usciti dall'appartamento. Sono tornati più tardi o non sono più tornati? No. Sono tornati un pochino più tardi, adesso quanto non lo so, per chiedermi se avevo le chiavi per aprire il coso dove c'è il contatore del gas, che dovevano chiuderli, mm-hmm. Perché ce l'abbiamo tutti assieme. Sono 2 portine di fuori, che lì c'è dentro gli 8 contatori. Dove sono i contatori del gas esattamente? Fuori del cancello. Fuori del cancello della corte? Della corte. O fuori dalla, no, della corte? No, il cancello... Sulla via Diaz sono lì, ci sono i contatori. Devo uscire dal cancello. E chi le ha queste chiavi? Tutti, si può dire tutti, ce l'ho anch'io. Tutti quelli che abitano lì? Che abitano. No, ma tutti nel senso che sono chiavi universali. Sì. Lei va da ferramenta, la prende anche lei. Ho capito. Non ho capito, ma il contatore della luce o del gas? Sono tutti e 3 uguali, anche del telefono. Cioè luce, gas e telefono? Sì, sono divisi, però sì. Con una chiave, quella lì standard, si apre. Ho capito. Ma i contatori, faccio capire, dei 3 tipi sono tutti lì in quel punto che ha detto? Sì, sì, sì. Anche quelli del... C'è la luce, il gas, sono tutti e 3 lì sullo stesso muro attaccati uno dietro l'altro. Sono 3 sportelli diversi o uno sportello solo? 3 sportelli diversi. Sì. Uno per la luce, uno per il gas e uno per il telefono. Lei con questa chiave li apre tutti? Li apre tutti, sì. E dove la tiene questa chiave? La tengo in lavanderia nel mobile delle scarpe. Senta, allora, poi siete entrati in casa, i vigili del fuoco sono tornati, no? Ci ha detto lei cosa ha fatto, gli ha aperto? Sì, sono uscito, li ho aperto, loro hanno tirato giù, hanno chiuso quello che dovevano chiudere, sì. E poi dopo abbiamo richiuso e sono rientrati in casa. Sua moglie non è uscita invece, era nell'appartamento? Mia moglie mi pare è rimasta lì. Siete stati poi alzati, siete andati a dormire, cosa avete fatto? No, niente, dopo siamo usciti fuori in cortile insieme alla gente che c'era lì, però non si riusciva a capire niente, si è stati lì un po' e dopo si è andati a dormire. A che ora più o meno si è andati a dormire? Sarà stato, non lo so, si è stati fuori un po',
che ne so, la una, più o meno. Fuori in cortile? Sì. Tutti e due? Sì, più o meno sì. Però non, non proprio lì tutti e due insieme. È uscita anche lei, poi non so se lei era entrata prima di me, questo non lo so. A che ora si è addormentato? È andato a dormire quando è passata la confusione? No? Passata la confusione, si può dire che mi sono addormentato quasi subito, mi sono addormentato. Anche sua moglie? Non lo so, io mi sono addormentato come faccio a saperlo. Penso di sì, penso, non so se lei dormiva o no. Fino a che ora ha dormito? Fin quando sono arrivati i carabinieri. Più o meno a che ora? Saranno state le 4, non lo so, le 4 e mezza, 4 più o meno. Ho capito. E quando sono arrivati i carabinieri lei dormiva? Sì, mi ha svegliato mia moglie. Vabbè, sì. Ci spieghi bene com'è andata questa visita di carabinieri? Quando siete tornati da Mendonca, siete arrivati, avete visto la gente, i pompieri vi hanno fatto entrare. Lei è rimasto fuori a fumare, a guardare? Siamo entrati, abbiamo verificato che non c'era. Dopo sono uscito a fumarmi qualche sigaretta, sì. E sua moglie è rimasta dentro? Sì, lei è stata fuori un po', ma dopo è rientrata, sì. Non, ma anche lei faceva dentro e fuori? Chi? Lei? Lei Olindo. Sì, più sì, non sono stato proprio fuori fuori, facevo, sono forse entrato una volta, sì, forse. E sua moglie dentro cosa faceva? Non lo so, a dire la verità, non, perché è un momento un po' così, non lo so. Però diciamo, sono stato più il tempo fuori che dentro, ecco. Senta, quando lei dice sono stato lì fuori, intende dire fuori dalla sua porta? Sì, nel cortile insieme all'altra gente. Si è spinto più oltre, cioè ha camminato nel cortile intorno oppure è stato lì? No, mi sono, diciamo, sono uscito dall'altra parte perché lì non potevi neanche stare, non ti lasciavano stare. Avevano tirato i nastri e ti facevano stare verso l'altro condominio, ti facevano stare. Ma lei per entrare a casa sua doveva fare quindi il perimetro, diciamo, della corte o poteva anche attraversarla in mezzo? Da un altro? Dovevo girare un pochettino, non proprio tutto il perimetro, ma dovevo girare un pochettino perché non ti facevano stare. E andando verso l'appartamento dove abitava Castagna, lei è andato, si è spinto in avanti? No, di là non si poteva entrare perché era tutto sbarrato. Non si poteva entrare, va bene. Allora, parliamo un attimo di quando sono arrivati i carabinieri. Lei era già a letto? Sì. Va bene, cosa è successo? Hanno suonato, hanno chiamato? Niente, ma ha chiamato mia moglie, penso che abbiano suonato. Poi? Mi sono alzato, ci hanno detto dovete sul caserma anche per la deposizione. No, un momento. Sono venuti dentro che hanno guardato la roba della lavanderia prima di andare in caserma, perché loro sono arrivati, se mi ricordo bene, hanno preso la biancheria che c'era nell'asciugatrice. Come mai? Non so. No, come mai era nell'asciugatrice anche? Per asciugare. Ma lì ci ha ricostruito tutta la giornata e non c'è un momento in cui si capisce quando viene. Cioè, tante volte quando l'asciugatrice va, che poi ha finito, resta dentro la roba anche asciutta, la lasciamo dentro. Non è che la tiriamo e la mettiamo via subito, finché non la stira la lascia anche dentro, capisce? Sì, ma poi cosa hanno preso? Hanno preso quella dell'asciugatrice, no? Quella della lavatrice, sì. No? E quella che c'era nel cesto sporca. Ma lei stava appena facendo presente, il dottor Astori. Che c'era della roba bagnata. Chi l'ha bagnata? Ha capito? Ma quando fa andare la lavatrice o anche l'asciugatrice o quello che è, l'asciugatrice... Lascia perdere quando fa andare. Chi l'aveva bagnata quella roba? Penso mia moglie. Però tante volte lei accende la lavatrice... Aspetta. Quando sono arrivati i carabinieri c'era della roba bagnata? Sì, l'hanno presa. Come mai era bagnata? Perché tante volte mia moglie fa andare la lavatrice, allora cosa fa? Non fa tutto il lavaggio, sì. No? L'accende e gli lascia dentro l'acqua a mollo con il morbidente, quello che è. Magari resta neanche fino al giorno dopo, e dopo la fa andare. E quella roba lì era lì da quanto tempo? Non lo so da quanto era lì. Può anche darsi che era lì del pomeriggio, non lo so di preciso. Magari quell'ora dopo un po' di ore non è proprio bagnata bagnata. Sarà umida? No, ma se c'è dentro l'acqua nella lavatrice resta dentro l'acqua. Perché la programma gli mette e la lasci lì, che se sta lì si ammorbidisce di più, no? Ma ce n'era bagnata nei cesti però. E non c'era l'acqua nella lavatrice?
Nei cesti? Sì. E quella magari è quella che doveva mettere nell'asciugatrice per far asciugare o stendere, perché un po' la stende un po' la mette nell'asciugatrice. Dipende. Sì, però in tutto questo bailam, quando l'ha fatta questa operazione? Perché alle 8, se non anche alle 7 e mezza, eravate usciti. L'aveva fatta prima, penso. Non lo so adesso quando è che l'abbia fatta. Perché tante volte la fai, la lasci lì, poi il giorno dopo vai avanti. Non c'era l'acqua nella matrice, Romano, non c'era. Non c'era l'acqua, c'era la roba bagnata, non c'era l'acqua. Non lo so, io ho detto c'era, non so cosa c'era dentro nella matrice. Lo dico io perché gliel'hanno portata via, che era via. Sì, infatti, so che l'hanno portata via. Perché sì. L'hanno portata via? Lo sa perché l'hanno portata via? Per vedere se c'erano delle macchie di sangue, ma dentro. Come mai? Non lo so come mai. Ma non l'hanno fatto vedere in quel momento che c'erano delle macchie sulla... Hanno fatto vedere un coso con su delle macchie, qualcosa del genere. Più di un coso. Più di un coso. O più di un coso, adesso io non calzone, lo so. Un calzone, una maglia, un pigiama. E adesso non mi ricordo quanti cose. Io mi ricordo quel coso lì, forse, un asciugamano, quello che era, e basta, mi ricordo. No, lo straccio e l'asciugamano era fuori sui cestelli all'entrata. Nella lavatrice c'era altra roba e anche lì c'erano delle macchie. Questo non lo so. Non lo ricordo. Senta, come mai sua moglie aveva delle ferite al dito? Credo che se le sia procurate facendo i lavori. Ma non gliel'ha detto come l'ha fatto sua moglie? No, se sono graffietti, ferite piccole, non è che... E come mai anche lei aveva una ferita sul braccio? Sì, me l'ha fatta notare lui, non era una ferita, era un'ecchimosi, non lo so, così. Può anche darsi che abbia picchiato dentro sul lavoro da qualche parte, non lo so. Non mi sono neanche accorto che ce l'avevo. Non si era accorto. Cioè, se non sono accorto i carabinieri, non si era accorto. Ma ha fatto tirare sulla manica, era qui dietro, non me ne sono accorto. Lei quando è andato a letto si è messo in pigiama, non ha visto che era felice. No. No. E, sua moglie aveva un cerotto, però. Sul dito aveva un cerotto, col sangue sotto. Penso. Non... No, glielo dico io, pensa. Abbiamo sequestrato un cerotto, non è che pensa. C'era. Quando e come si è fatta male? Non lo so. Non lo sa. La sua ferita non sa come l'ha fatta? No. Non lo sa, ho capito. Le macchie sui vestiti, sui panni che ne ha sequestrato i carabinieri, da dove venivano? Non lo so neanche quello. Non lo sa neanche quello. Cioè, lei in quei giorni si era tagliata? Questa è la domanda che le sta facendo il collega. Io? No, mi sembra proprio di no. Mi sembra. Ecco. Quindi il fatto di avere del sangue su dei propri indumenti in una serata come quella... Non lo so dire, guardi, non so neanche se mi sono tagliato o no. Se sono tagliati piccoli uno non ci fa caso, se non ti fai male forte. Sì, ascolti una cosa, la sua macchina, lei ha detto che quando è arrivato è stato costretto a parcheggiarla in piazza Mercato, sì. Lì vicino. Quando l'ha riportata, l'ha spostata da lì? Perché siamo arrivati alle 3 di notte e lei è ancora a letto, la macchina è ancora lì, giusto? Sì. Ecco, fino a quando rimane la macchina parcheggiata lì? Non potevo entrare, ho dovuto lasciarla lì tutta la notte. Fin quando si è andati su in caserma da loro che io ho preso la mia macchina. L'ha presa da... Da dove l'avevo lasciata. Perché non sua moglie ha la patente? No. Quindi guida solo lei? Sì. Aveva due coltelli in macchina? Scusami. Due? Coltelli in macchina. Uno è quello svizzero. Sia svizzero o thailandese, sì, però gli ho chiesto come mai. Sì, sì, è quello svizzero che ci toccava tappi, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altro? E l'altro è un Opinel, sì, vecchio che ha 25 anni, che ce ne usava militare. E lo tiene sempre con lei? No, quello svizzero è sempre in macchina fisso. Perché sul camper c'è un altro che è blu, sempre svizzero, con lì toccava tappi, tutto così. L'Opinel lì invece ce l'ho buttato su in macchina, ma è un ricordo, non lo uso neanche quello lì. Le piacciono i coltelli, ne abbiamo già nominati tre. No, sul camper, sulla macchina sono utili, perché sulla macchina ti capita sempre qualche cosa da fare, sul camper pure. E quello lì è quello svizzero in più che era lì così. Anzi, è rimasto su. È rimasto su perché quando abbiamo cambiato ditta da Alba Villa, siamo andati a Ficino, ce l'avevo dentro nell'armadietto. Così l'avevo appoggiato lì forse 4 anni prima quando eravamo andati lì in Alba Villa. È rimasto sempre nell'armadietto, non l'ho mai usato. Poi ci siamo spostati e non sapevo se metterlo nell'armadietto o gettarlo. Allora è rimasto in macchina, è rimasto. Ecco quello lì. Quello lì è il coltellino che c'avevo militare nell'81, ho capito. Senta, lei nella sua lavanderia o nel camper, immagino, visto che è un camperista, ha attrezzi da lavoro.
da lavoro. Per quando va in campeggio, in camper, fa fare. No, io ho dentro una cassettina con dentro un po' di chiavi inglesi, cacciaviti, quelle cose lì. Sì. Tutto in ordine, sì, non manca niente. Non l'ho neanche guardato, sinceramente. Il click del camper, c'è tutto, anche quello della macchina. Beh, quelli non li ho guardati, ma penso che ci siano, sì, perché non li ho mai usati. E la latta di gasolio? Latta di gasolio, quella che è. Quella lì è quella che uso per il camper. Sì, ma perché nella macchina? Perché era vuota. Tante volte io quando c'ho lì il camper, le faccio un esempio, non so, che mi manca 10 litri di gasolio, al posto di muovere il camper lo porto con la tanica. O quando c'è sciopero, riempio delle taniche che tengo lì se vado via che per lo sciopero. Ma ho capito, ma perché lo tieni in macchina? Perché era vuota. Se piena è sul camper, se vuota è in macchina. E da quanto tempo era vuota? Da un bel po'. Un bel po' più o meno cosa vuol dire? Giorni o mesi? Penso mesi, penso qualche mese. Qualche mese? Sì. Quindi non c'era roba fresca dentro? No. Che cos'era? Gasolio o benzina? Gasolio. La benzina non si può tenere in quella cosa. Senta, andiamo avanti. Quando sono venuti i carabinieri, poi lei cosa ha fatto dopo? Niente, posso andare in caserma. Siete andati in caserma. Va bene, ascolti. Secondo quello che noi abbiamo ricostruito di quella sera, lei alle ore 20 non era a Como, non era da Mendona. Lei era nell'appartamento della signora Castagna. Perché il signor Frigerio Mallo l'ha riconosciuto, l'ha visto. Il signor Frigerio Mallo lo conosce da 4 anni. Non è che l'ho visto una volta sola, lo conosce. Sì, sì. E l'ho visto da un metro di distanza, l'ho visto in faccia. Lo ha letto lì. Ecco. E quando l'ha visto non è stato un incontro amichevole, l'ho visto e poi lei l'ha aggredito e lo ha accoltellato. Il signor Figero dice che è sicuro che era lei. Ci ha pensato su bene, ci ha ricostruito i fatti e ci ha detto che era lei. Cosa ha da dire al riguardo? Io non ero lì. Lei non era lì. Quindi il signor Figero si sbaglia. Per me sì. Lo conosce bene il signor Figero? Sì, abbastanza. Da quanto tempo? Non rovini tutto il suo nervoso. Oggi pure. Da quanto tempo lo conosce? Da quando è venuto lì a abitare. Cioè da quanto tempo? Adesso non lo so di preciso, sarà 3-4 anni. 3-4 anni. Lo vedeva spesso? No, spesso no, perché era uno abbastanza riservato. Lo vedevo quando passava, usciva o rientrava. Comunque lo vedeva, di faccia lo conosceva bene. Sì. Se io adesso glielo faccio vedere in mezzo a altre 20 persone, lei capisce quello che è il signor Figeri. Sì, 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 sì. E la moglie? Anche. Anche, come si chiamava la moglie? Valeria. Valeria. Le parlava qualche volta con la signora Valeria? Sì, sì. Quando l'ha vista l'ultima volta? Non so, forse qualche sera prima, quando usciva col cane. Vi siete scambiati qualche parola? Sì, ma non è... parlavamo più o meno del tempo, di quelle cose lì. Di latte del tuo, del lei? Ma un po' del tubo del lei. Di cosa avete parlato con la signora Valeria negli ultimi tempi? Niente, quando facevamo l'assemblea condominiale, che è in ritardo, che la deve fare ma è in ritardo, e basta, poi del tempo così. Ho capito. E il signor Frigerio gli parlava qualche volta? No, lui era piuttosto taciturno, non... Conosce i figli del signor Frigerio? Il figlio di vista. Sì, l'ho visto forse una volta o due, ma non, se lo vedo magari non lo conosco neanche più. E la figlia, e basta. Senta, le persone che abitano in quella palazzina, le conosce tutte lei? Sì. Vuol dire chi sono? Il Frigerio, sua moglie. Dove stanno? In mansarda. In mansarda. Poi? La Raffaella, il figlio, sotto. Sì. Da parte c'è il signor anziano, quello sordo. Sotto ci sono i siriani. I siriani quanti sono? Moglie, marito, due figli. Due figli. Ricorda se i figli sono tanto grandi, piccoli. No, sono piccoli. Uno deve avere 2-3 mesi, non di più. Lei quel giorno li ha visti? No. No. Ha sentito quando sono tornati a casa, se sono ritornati a casa? No, non ci ho fatto caso. Perché è arrivato solo la Raffaella e il figlio? Beh, il marito non c'era quasi mai. E dov'era in quei giorni il marito? Ah, non lo so, lui andava, veniva, ma non è che stava lì tanto. Ma lei non lo vedeva da qualche giorno? Sì, era già un po' che non lo vedevo il marito lì.
Adesso quanto non lo so, ma era un po' che non c'era. Quindi sapeva che non era in casa? Beh, con certezza no, perché lui tante volte faceva gli orari, passava e non lo vedevi neanche. Io era una bella settimana, forse anche più, che non lo vedevo. Ecco. Però lui aveva degli orari strani, lui arrivava la sera così. Ho capito. Da quanto tempo conosceva la signora Castagna Raffaella? Da quando è venuta lì abitare. Cioè più o meno da quanto? 6 anni. Ce l'ha bene presente la signora, no? Sì. Ha avuto parecchi guai con la signora, sì, sì. Processi. Sì. Tutto il casino che faceva. Come mai? Non c'era verso di fargliela capire, questa più che schiamazzi e casino non faceva mai questa. Era lei che faceva casino, il bambino, il marito, chi era? Lei, il marito e gli amici che invitava. Che tipo di casino? Cosa vuol dire casino? Casino nel senso, non so, quando si trova sopra la camera da letto 25 persone o la notte quando facevano i traslochi che portavano su chissà che cosa, alle 2 o alle 3 di notte, ecco, casino. Quindi di notte anche? Sì, si sì. Dava molto fastidio? Soprattutto, sì. Era un problema che avete affrontato qualche volta? Sì, sì. In che modo? In che modo? Gli ho detto, scusa, se fai casino, visto che lì l'appartamento sopra la camera, l'architetto ci aveva fatto la camera da lei. Lei ha voluto stravolgere l'appartamento, ci ha fatto il soggiorno. Allora io gli ho detto, vabbè, fai pure il soggiorno, però isolalo. Così se fai casino, chi dorme non ti sente. Invece? Invece non ha mai fatto niente. Ma era molto fastidioso? Non tutte le sere, però quando faceva casino non dormivi, dovevi andare sul divano. Quindi le disturbava il sonno? Sì. Anche a sua moglie? Sì. Ma era una cosa frequente, molto, molto fastidiosa? Era, i primi tempi che è arrivata lì era frequente perché faceva una festa un giorno sì, 3 giorni no. E come mai litigavate? Per il rumore. Ma lei con chi litigava di più, con la moglie o col marito? Con la moglie e anche col marito, ma tanto non gliene fregava niente a nessuno dei due. Ho litigato anche col padre se per quello. Ma lei ha provato a usare in maniera un po' più forti, di smettere in maniera un po' più energica? Cioè avete avuto dei litigi anche più seri? No, più seri no. Come? Cioè processi? No, ma quello è un altro discorso. Lì quando non è un altro discorso, sempre stato discorso. Quando hanno aggredito mia moglie. E perché hanno aggredito sua moglie? Sempre per il discorso del rumore. Ma è questo che le stavano dicendo? Sì. Cioè eravate venuti alle mani? Sì. Quante volte? Quella volta lì, un'altra volta, col marito, basta, quelle due volte qua mi ricordo io. E poi l'ultima volta quando è venuta giù che ha buttato per aria tutto, che gli ha dato due schiaffoni a mia moglie, io sono andato là a dividerle, che c'era giù la neve, era l'anno scorso mese di dicembre, nel dividerle è scivolata sulla neve e mi ha denunciato, che non so, io per me la storia era finita lì, dopo lei mi ha denunciato. Però le persone che erano lì la raccontano in modo un po' diverso. E beh, dopo ognuno racconta la sua. No, non faccio lo spiritoso. No, io non faccio spiritoso, io dico lei la verità. Lei sta raccontando la sua, ma io non le rispondo così. Allora. Le persone che abitavano lì nella corte dicono che lei li insultava spesso, e anche sua moglie, insulti, grida, che quando passavano voglia aggredivare. Adesso non esageriamo, non è che tutte le volte passavano gli aggredivano. Però tante volte. No. Però guardi che questa cosa ce l'ha raccontata lei. Chi? Lei, il libro. Io? Adesso noi le facciamo vedere un documento scritto da lei, dove racconta come andavano queste cose. Ciotolona qui, ciotolona lì. La ciotolona è il nome che gli aveva dato, il soprannome che gli aveva dato il governatore che c'era di lavorare. Sì, ho capito, ma infatti questo era un esempio, ma poi lei racconta anche altro, handicappata, no? Sì, certo che ti dà il dato che è handicappata, sì. Sì, ma dico, questo è un documento scritto da lei. Lei lo ricorda di averlo fatto? No, adesso non mi ricordo. Ti ha chiesto anche la cortesia a qualcuno di mettertelo in bella copia al computer? Non se lo ricorda? No. Insomma, una storia che durava da tempo. Sì, da 6 anni che andavamo avanti. Da 6, eravate esasperati? Un pochino sì. Dobbiamo vedere. Chiunque al nostro posto. Senta, questi 4 fogli sono scritti 3 da lei e 1 da sua moglie. E di questi 4 fogli non gli ha parlati, li ha dati la signora Daniela Messina, ti ricorda? Ricorda che ne ha parlato di questo, quello di Daniela Messina? No, adesso non mi ricordo. Guardi che lei la Daniela Messina l'ha citata anche come testimone in una querela sua sì, contro sì.
quello sì, che poi si sono messi d'accordo e non hanno fatto più sì, niente. Vabbè, però per dire, quindi questo conferma questo, quello che le sta dicendo il collega, cioè che lei le si sfogava con la signora Messina su questo aspetto, al punto che l'ha chiamata come testimone di questi fatti. Sì, sì, sì. Ecco. Ma lei qualche volta qualche dispetto l'ha fatto a Castagna? Così preso in questa lite tra vicini di casa? Qualche dispetto, una volta gli ho tirato su un vaso di fiori, ma non l'ho neanche preso, è finito sul muro. Poi? Come dispetto? Vabbè, più che suonargli il campanello, insultarla, gliele dicevo di tutti i colori perché non la finiva mai. Cosa gli diceva? Anche troia, puttana, quello che mi veniva fuori in quel momento lì, Ci arrabbiava tanto. Voglio ben vedere, quando non la lasciano dormire, uno che si alza alle 5. Ma anche il bambino faceva rumore. Perché sa, mettere il coltello nel collo di un bambino ci vuole qualcosa di più. Non era il bambino, era lei. Oh no, signor Romano. Cosa? Mettere il coltello nella gola di un bambino? Io non l'ho mica fatto. Vale il rumore. Ma signor Frigero dice che era lei di quel coltello. Frigero può dire quello che vuole, cosa ci posso fare? Abbiamo pazienza. Sì, però la sfiga vuole che lei sulla macchina c'ha il sangue della moglie di Frigerio. Non lo so. Come non lo so? L'ho letto qua, sì, lo so. Cioè, l'ho letto qui. Guarda che quelle cose non sbagliano. Io mica detto che state sbagliando. Le macchie di sangue sulla sua macchina sono delle. Ma se non stiamo sbagliando, non è vero. No, no, non ho detto che state sbagliando, però io non so come ci sia finito il sangue sulla mia macchina. Ce l'ha portato lei. Chi è salito sulla sua macchina quella sera? La sera sono salito io, mia moglie. E basta. E basta. E quindi? E chi aveva staccato il contatto della signora Castagna? Quando? Quella sera, 17:40. No, io proprio no. Non l'ha mai fatto lei? Cosa? Staccati la luce non l'ha mai fatto? Forse una volta, ma anni indietro, come che mai? Faceva casino. Ah, ecco, quindi ce l'aveva. Visto che non mi rispondeva al citofono, gli ho tirato giù il contatore per farla affacciare sul balcone. Ho capito. Quindi gli ha staccato la luce della casa e quindi sapeva dove si staccava la luce della casa. I contatori sono tutti lì, Oltretutto la chiave c'era adesso il condomini. La chiave sì. L'unico dei condomini che ce l'aveva con lei era lei, chi gliel'ha staccata quella sera? Quella sera io non ho staccato la corrente nessuno. Senta, signor Romano, ci pensi su me. Quella che qui è in gioco la sua vita. E io cosa devo fare? Cioè, con queste cose qua lei prende l'ergastolo. Prenderò l'ergastolo. Anche sua moglie però. Come cosa ci devo fare? Più di raccontarvi le cose come stanno, basta, cosa devo dirvi? Ma dai, la verità. La verità è quella lì. Non è vero? Sì. Perché il sangue della cherubina sulla sua macchina chi ce l'ha portato? Ah, non lo so chi ce l'ha portato. Ma per esempio ci sono anche altre cose che non sono vere. Che lei ci ha detto oggi. Cioè? Per esempio quando è uscito, Luigi, come si chiama il cognome? Lazzarini. Non era ancora lì. Non era ancora lì? A me no. O meglio, quando c'era Luigi, la sua macchina non c'era. No, io mi pare che quando sono uscito la sua macchina c'era. Vuole pensarci su un attimo, signor Romano? No, c'era la sua macchina. Quando, nei giorni successivi, lei ha parlato di questo fatto, con chi ha parlato questi fatti? Ma quasi con nessuno, perché non è che se ne parlava chissà, non era un bel argomento da parlare. Nei giorni successivi... Qualcuno è venuto a trovarla? Sì, è venuto... Qualcuno è venuto. Chi è venuto? Un paio di amiche di mia moglie, la Daniela, è venuta anche lei. Da sola o col marito? Col marito. Poi basta, più che giornalisti restano c'è la giro. Ma lei aveva notato qualcosa di strano in quei giorni precedenti? No. Nessuno? Qualcuno le aveva riferito qualcosa di strano? No. No.
Senta, lei conosce il papà della signora Castagna? Sì, un pochino, sì. Ha litigato anche con lui? Certo. Quando? Sarà stato un anno fa. Perché cosa? Sempre per il rumore. Sempre per il rumore. Lei sa dove lavorava la signora Castagna? No. Non lo sa? No. È sicuro? Sì. Ma eppure qualcuno ci ha detto che lei lo sapeva, che gli aveva anche detto dove lavorava. No, non sapevo. Ma sa che sapeva che viaggio faceva? No. E come mai c'è una relazione della polizia? Ah, sì, ho capito. Beh, quella volta lì noi siamo andati a Canzo e ci siamo trovati dietro i carabinieri, che la Raffaella gli ha detto che i carabinieri, i vigili, gli ha detto che la stavamo seguendo, importunando, eccetera, eccetera. Beh, ma la stavate seguendo? No. Lei vi ha visto alle stazioni a seguirla con la macchina? Noi siamo andati a Canzo tranquillamente a farci un giro. Non stavamo mica seguendo lei. Però quando poi sono intervenuti i vigili, le hanno identificato sia lei che la moglie con la macchina. E sì, che passavate e ripassavate davanti alla stazione di Canzo, perché ci sono le... Siamo forse passati una volta, tornati indietro. Beh, comunque nel racconto della signora Castagna ai tempi, ai vigili o ai carabinieri, non ricordo, che sono intervenuti, era stato detto che voi la stavate seguendo e pedinando, tant'è che poi voi venite fermati e identificati. Sì, sì, ci hanno fermato, sì. E come mai seguivate la Castagna? Noi non stavamo seguendo nessuno, eravamo lì che... Qua capita tante volte mai di andare a fare due o tre volte il giro, o anche a Canzo, qualche altra parte. È una cosa normale. Allora, senta, signor Romano, è 4 anni che litigate con sta donna, con episodi anche violenti, perché episodi anche violenti. Sì, con frasi tipo questa è l'ultima, la prossima ti ammazza. Adesso non esagerare. E ne è nero su bianco nelle denunce della signora Castagna. La vogliamo leggere? No. Ah, ci credo, io non sto dicendo niente, ci credo, Litiga con queste persone anche in modo pesante, anche sua moglie litigava. Sì? Sì, gridava, urlava anche lei. Vabbè. La pedinata e la seguite fino al posto di lavoro. Non la stavo. Beh, questo è quello che risulta a noi. Questo è quello che risulta a noi. Quella sera dice di essere stato in casa e il signor Figero dice che l'ha riconosciuto benissimo, che era lui che l'aveva il coltello in mano e gli ha tagliato la gola. La luce è stata staccata e lei gliel'aveva già fatta una volta, sapeva dove erano i contatori e aveva le chiavi del contatore. Sulla sua macchina c'è una traccia che porta il DNA, il sangue della signora Cherubini. Quella sera lei aveva delle ferite sulle mani e c'aveva anche sua moglie. In lavatrice c'erano i vestiti appena lavati e c'erano delle macchie che probabilmente anche lì contengono sangue. Metta in fila tutte queste cose. Se le mette in fila un tribunale tutte queste cose, il risultato che viene, gli ho già detto, si chiama ergastolo. Fa niente. Se fa niente per lei, fa niente anche per sua moglie. Se sua moglie non c'entra nulla e ha fatto tutto lei, ce lo dica. Non ho fatto niente, né io né lei. Vabbè. Vuole pensarci su 5 minuti? No. Vuole riposarsi 5 minuti? Sospendiamo, sentiamo. Sì, dai. Poi riprendiamo. Nessuna, grazie. Ed oddio, ok, si può riprendere. Allora, signor Romano, il signor Frigerio dice che l'ha vista bene da circa 1 metro di distanza, faccia a faccia, sul pianerotto della signora Castagna. Lei ha aperto la porta, distanza è come noi due, mentre già aveva dato fuoco alla casa. Lei stava uscendo dalla porta, l'ha incontrato, lo ha guardato in faccia, signor Frigerio l'ha vista, ha richiuso per un attimo, poi l'ha riaperto e l'ha aggredita. L'ha buttata a terra e poi lo ha colpito con un coltello. Il signor Frigerio dice, quando gli chiediamo, ma l'ho visto proprio in faccia? Sì, l'ho visto in faccia. Ci siamo guardati in faccia. Quando ho aperto la porta e mi ha tirato dentro con forza, io sono caduto. Non ero preparato, ero tranquillo. Poi spiega che ero tranquillo perché era una persona che conosceva. Dice, se no non sarei stato tranquillo. Capisce? Poi dice, Olindo è proprio quello, sono sicuro.
sono rimasto scioccato, perché vederlo dentro lì, lei, con questo fumo, con questo fuoco, sembrava una cosa irreale. Ma cosa fa questo qua? Ci ho pensato un po'. Penso che sia una brava persona, ma in quel momento sono rimasto lì, non posso sbagliarmi. Ma signor Frigerio, lei ha visto bene questa persona da distanza? Sì. Gli si chiede di sua moglie che era dietro, vicino a me. Anche mia moglie penso che l'abbia visto. La luce sulle scale era accesa, quindi l'ha potuto vedere bene. Spiega il movimento che ha fatto, l'ha buttato a terra, poi l'ha colpito con il coltello. Poi sentiva sua moglie che cercava di scappare, ha cercato di svincolarsi, di andare su. Dopodiché lei ha inseguito e ha preso anche la moglie. Questo è quello che dice il signor Frigerio. Mi sono avvicinato alla porta perché era una persona che conosceva. C'era un'altra faccia, dice il signor Frigerio, mi sarei avvicinato. Lui aspettava, man mano che mi avvicinavo, sono andato in fiducia. Ho detto, beh, se lui ci sarà qualcosa che non va. Allora mi sono avvicinato. È stato un disastro, mi ha tirato giù in un botto, una forza incredibile. Io non ero preparato. Magari ha pensato che lei era il primo soccorritore. E per questo lo si è avvicinato. Non lo so. Senta, signor Romano, noi abbiamo una certa esperienza di processi, di persone che si trovano nella sua situazione. E sappiamo bene che ci sono certe cose che anche nei momenti più terribili uno non riesce a dire, non riesce a confessare. Noi ci rendiamo conto che la cosa che noi le chiediamo di ammetterla perché siamo convinti che è stato lei. Ma ci rendiamo anche conto che è difficile, per lei è difficile dire che è stato lei. Per il bambino, per le due donne, è difficile. Però vede, il signor Frigerio l'ha visto bene, l'ho detto bene che l'ha visto. Vede, in quasi tutti i tribunali d'Italia, in quasi tutte le corti d'assise d'Italia, con un riconoscimento così sicuro, certo, netto, la condanna è praticamente già sicura. Se lei ci aggiunge che il sangue della signora di una delle vittime è stato trovato sulla sua macchina, come può pensare di uscirne? Le armi erano due, quindi l'altra arma secondo me l'ha usata sua moglie. E poi le ha lavato i vestiti in lavanderia, in lavatrice, cioè sono più i vestiti che, su cui c'erano delle tracce, i vestiti bagnati sequestrati dai carabinieri alle 3 di notte. Cos'ha da dire in proposito? Niente, io non c'entro. Va bene. Domanda? Nessuno. Cosa facciamo? Lo paghiamo subito o facciamo dopo? Va bene. Allora, diamo atto che vuole. Allora termina la registrazione integrale, sono le ore. Sì. Ma dobbiamo mettere la nomina di fiducia. Allora, devo tornare al l'orario in cui finisce la registrazione. Sì. L'orario non ne ha perché. No, lo diciamo. Sì, sì, sì. Allora, interrogatorio. Va bene, quindi lei vuole nominare il suo l'avvocato Pietro Troiano. Pietro Troiano del Foro di Como, sì, lo vuole nominare come avvocato di fiducia. Atto. Dunque intanto spengo, giusto? Non stop. Sì.